Io vengo da un piccolo paese ai confini col Piemonte. Quando ero un ragazzino sentivo i vecchi che avevano un curioso modo di dire. Nella vita spiegavano non bisogna portare livree, ma se qualcuno ha necessità di portarla, l'unica da indossare con orgoglio è la giubba del re. Questa espressione non era altro che il concetto sintetico del servizio di Stato. Purtroppo al servizio di Stato, fatte ovviamente le debite eccezioni, attualmente si entra prevalentemente per la mancanza di opportunità alternative o di altre stabili occupazioni. Sono soprattutto le fasce deboli del mercato del lavoro ad alimentare il pubblico impiego. La stessa durata dei concorsi fa sì che i più preparati e i più motivati scelgano un'altra strada per non aspettare anni. Giocano anche fattori come la bassa retribuzione, la scarsa incisività dell'attività professionale, la forte sensazione di entrare a far parte di strutture spesso inefficienti. Tutto ciò scoraggia in tempi brevi anche soggetti inizialmente spinti da forti motivazioni. Per questo, frequentemente il funzionario pubblico non avverte più l'orgoglio di essere al servizio della collettività e neppure sente la fierezza per l'essere stato chiamato a ricoprire incarichi di autorità a favore di tutti. Pensa invece al posto come una garanzia individuale, a un'assicurazione per il futuro. Ecco, da qua vorrei partire chiedendo appunto a Pier Camillo Davigo di aiutarci a entrare nei meandri dello Stato. Poi avremo modo in un secondo passaggio di parlare anche del sistema giustizia. Ricordo per chi non lo conoscesse che il dottor Davigo è entrato in magistratura nel 78, nell'81 poi è arrivato in procura a Milano, occuparsi anche di criminalità organizzata, ne parlavamo anche prima. Nel 92 entra a far parte del gruppo che poi passerà alla storia come il pool di Mani Pulite, il gruppo di magistrati che all'interno della procura di Milano si occupa dei processi contro la corruzione. Nel 2000 passa alla Corte d'Appello di Milano, dal 2005 è in Cassazione e anche su questo credo che avrà modo di raccontarci qualcosa. Ecco, a lui chiedo oggi cosa vuol dire portare questa giubba del re, chiedo a lui di raccontarci lo Stato dall'interno, che cos'è. Che cos'è è piuttosto triste, cominciamo magari a dire come dovrebbe essere prima di dire com'è, perché sennò ci deprimiamo tutti subito e andiamo a casa. Allora, come dovrebbe essere? Il dottor Frigerio ha già citato l'articolo 54 della Costituzione, che è una delle norme cardine, non l'unica, che detta l'etica. L'etica per i cittadini e l'etica per i funzionari pubblici. Ce ne sono altre. Per esempio, la Costituzione dice che gli impiegati pubblici sono al servizio esclusivo della nazione. Io non so quanti impiegati pubblici abbiano l'idea di essere al servizio esclusivo della nazione. La Costituzione dice che agli impieghi pubblici si accede di regola mediante concorso. Tranne poche professioni, di norma non si accede mediante concorso. Di norma si accede attraverso precariati lunghi, prolungati, con immissioni in ruolo massicce, con assunzioni che più delle volte sono clientelari, perché anche quando ci sono i concorsi, raramente sono concorsi seri. Vi faccio un esempio, una volta ero al mare, era una giornata uggiosa, non si poteva stare in spiaggia, allora mi sono messo a passeggiare e ho letto un manifesto che conteneva il bando di concorso per il comandante del corpo di polizia municipale e sono rimasto impressionato dai titoli che questo bando richiedeva e dalle materie di esame che proponeva. Perché richiedeva una laurea, meglio se 2, meglio se 3, meglio se 4, la conoscenza di almeno una lingua straniera, meglio se 2, meglio se 3, meglio se 4, esperienza specifica, eccetera, e poi una impressionante serie di materie, diritto, storia, economia, cultura generale, cultura straniera, letteratura, contabilità dello Stato, diritto amministrativo, una cosa veramente impressionante. Quando ho finito di leggere questo manifesto ho detto, ma qualcuno così ci sarà anche. Esisterà sul pianeta Terra qualcuno così. Ma perché deve venire a fare il comandante del corpo di polizia municipale qui? Va a fare il segretario generale delle Nazioni Unite, uno che ha tutto questo sapere, tutte queste capacità professionali. Qual è la realtà? Che c'è già un predestinato che lo deve vincere il concorso. Allora, se io metto un programma d'esame talmente spaventoso in cui posso fregare chiunque, solo chi è già d'accordo potrà presentarsi e partecipare. L'altra alternativa sono i bandi fotografia in cui è fotografato qualcuno che deve vincere il concorso perché mettono delle caratteristiche che ha solo lui. Dice, non so, avere svolto per esempio un incarico similare nei 2 anni precedenti. E allora già ho ristretto la platea dei possibili 200 candidati a 20. Poi magari metto, dopo essermi informato, dice tu hai fatto il militare, in che grado
nel grado di ufficiale, allora abbia fatto il servizio militare come ufficiale e riduco a 2, per cui alla fine basta che ci mettano il nome del futuro vincitore e l'hanno già risolta. La prima conseguenza di questo è che queste persone non sono più fedeli alla entità, Stato, ente pubblico che li assume, ma sono fedeli al politico che li ha protetti, ha consentito loro di ricoprire queste cariche. Quindi diventa un rapporto clientelare di padrinaggio e non più di fedeltà alle istituzioni. Guardate che all'estero non è affatto così. Abbiamo due esempi in Europa che sono l'amministrazione francese e il civil service britannico, dove l'etica è fortemente radicata. Una volta un parlamentare italiano, ex parlamentare italiano, Elio Veltri, mi ha raccontato questa cosa che lo aveva molto colpito. Era stato messo in una commissione parlamentare che era andata in Francia a studiare la privatizzazione di Telecom France. L'amministratore delegato di Telecom France, che l'aveva condotta alla privatizzazione, era un funzionario del Ministero delle Finanze, proveniente dalla mitica École Nationale d'Administration. E allora gli hanno chiesto, lei adesso ha concluso il suo compito, che cosa farà? E questo ha risposto, torno al Ministero delle Finanze. Allora questi parlamentari italiani sono meravigliati, come torna al Ministero delle Finanze? Lei qui era l'amministratore di una delle più importanti società del paese, che adesso è quotata in borsa, ha conosciuto il gotha dell'imprenditoria francese internazionale, guadagnerà probabilmente 10 volte quel che guadagnava al Ministero. Perché torna al Ministero delle Finanze? Può fare più o meno quello che vuole, con i contatti, con le relazioni che ha intrattenuto, eccetera. Questo li ha guardati meravigliato e poi ha detto, ma io sono a servizio dello Stato. Perché sentiva l'orgoglio di appartenenza. Non conta quanto ti pagano, conta quello che fai, conta il giuramento di fedeltà che hai fatto. Sono cose che in Italia sembrano fantascienza, anche se ci sono ancora, per fortuna, corpi dello Stato dove questo conta ancora. C'è gente che va a morire in Afghanistan non soltanto per i 4 soldi di stipendio che gli danno, ma perché ci crede. Lo stesso, sempre nell'etica pubblica, tutti i cittadini hanno un sacco di diritti in questo paese, per alcuni dipendenti pubblici questi diritti sono limitati. Per esempio per 4 categorie di dipendenti pubblici, che sono quelli che io chiamo i fedelissimi, può essere, e in concreto è, limitato dalla legge il diritto di iscriversi a partiti politici. I militari di carriera, i funzionari e agenti di polizia, gli agenti diplomatici e consolari all'estero e i magistrati. E quindi io trovo abbastanza sgradevole complessivamente che i magistrati si mettano a fare i candidati alle elezioni. Perché quella norma è vero che formalmente vieta soltanto la iscrizione ai partiti politici, quindi se ti candidi come indipendente non è vietato. Poi resta da capire se si possono fare le liste personali. Che sì, dice non mi sono iscritto a un partito, l'ho fondato io. Vai, ma più o meno dovrebbe essere la stessa cosa. Ma su questo non voglio dire altro, perché siccome io faccio parte del collegio dei provvedieri dell'associazione magistrati, temo che ce ne dovremmo occupare nelle prossime sedute per le cose che sono accadute. Il senso della limitazione di un diritto importante come sono i diritti politici è proprio il senso di appartenenza. Ti è richiesto questo sacrificio, ti è richiesto sacrificare un tuo diritto perché in compenso tu hai molto di più. Sei imparziale, devi essere imparziale perché tu rappresenti lo Stato nella sua essenza e quindi non puoi essere di parte. Questo è il senso di quella norma costituzionale che purtroppo frequentemente viene dimenticata. Allora ci si dovrebbe chiedere come sia possibile che valori che dovrebbero essere fondamentali per qualunque cittadino vengano dimenticati proprio da coloro che sono chiamati in virtù del giuramento prestato a svolgere funzioni pubbliche con requisiti etici minimi. Settimo, non rubare, vale per tutti, ma a maggior ragione dovrebbe valere per chi è a servizio dello Stato. Invece sembra essere completamente dimenticato. Guardate che ci sono interi comparti della pubblica amministrazione, interi comparti, dove sostanzialmente, con qualche rara eccezione, rubano tutti. Cioè non è ruba qualcuno. Posso fare anche qualche cenno di vicende in cui mi sono imbattuto nella mia vita professionale che sono illuminanti. Quando ero un giovanissimo giudice istruttore al Tribunale di Vigevano, venne chiuso l'ufficio IVA di Pavia.
nel senso che vennero arrestati 29 impiegati su 30 che componevano quell'ufficio, misero il cartello fuori, chiuso per arresti. Per chiarezza preciso che il trentesimo non è che non c'entrava, è stato prosciolto per insufficienza di prove perché c'era la chiamata in correità non riscontrata. Quindi in via di prima approssimazione possiamo dire rubavano tutti. E uno dice come rubavano tutti? Rubavano tutti, perché ve la racconto, tanto una cosa di due minuti. Tre verificatori di quell'ufficio erano andati a fare un controllo in un'orificeria e avevano chiesto all'orefice 5 milioni di lire e un orologio d'oro per il loro capo, era il 1979, e un orologio d'oro per il loro capo per non fare una verifica dura. Sono cascati male perché l'orefice era onesto. Invece di pagarli è andato dai carabinieri. I carabinieri l'hanno portato al procuratore della Repubblica e il procuratore della Repubblica gli ha detto: lei paghi, ci dia i numeri di serie delle banconote e il numero di matricola dell'orologio, domani ci saranno i carabinieri appostati fuori dal suo negozio. Quando questi sono usciti, i carabinieri sono intervenuti, li hanno perquisiti, gli hanno trovato i soldi di cui loro avevano i numeri di serie e l'orologio d'oro e li hanno arrestati in flagranza di concussione. Il procuratore della Repubblica li ha interrogati e, siccome era un magistrato sveglio, ha notato un particolare. Ha notato che per la prima volta questi tre facevano servizio insieme. Di solito ognuno di loro andava a fare le verifiche con altri due. Però era luglio inoltrato, erano cominciate le vacanze, hanno fatto questo gruppo misto prendendoli da tre pattuglie diverse. E allora gli ha detto: ma se voi altri, la prima volta che uscite insieme, fate una cosa così, perché la fate sempre? Se no ognuno avrebbe dovuto aver paura degli altri due. Come si fa a chiedere i soldi se non sai che gli altri due sono due ladri come te? Questi due, gli altri due chiamano i carabinieri e mi fanno arrestare. E allora questi confessarono, non quella nella cui flagranza erano stati arrestati, ma quelle che avevano combinato prima, chiamando in correità quelli con cui andavano normalmente a fare le verifiche, per cui tre arrestati sono diventati 9, 9, 27 e in pochi giorni chiuso per arresti. Io andai a interrogare il mio primo imputato di corruzione. Era un giovane funzionario che aveva già confessato al procuratore della Repubblica di avere preso denaro quattro volte, la prima volta da 250.000 lire, che più o meno, per darvi un'idea, all'epoca era il suo stipendio di un mese, che gli aveva messo in mano il suo diretto superiore. E siccome una delle cose complicate delle indagini sulla corruzione è la ricostruzione della divisione delle mazzette, perché si derubano poi tutti gli uni con gli altri, fanno la cresta, dicono di averne prese di meno di quelli che hanno preso, dicono di averne date di più di quelli che hanno dato, un bordello, con anche un discreto concorso dei professionisti che fanno da intermediari e fanno la cresta a loro volta. Quindi allora mi ero segnato su un foglio tutte le domande da fargli, ero lì in attesa che le guardie me lo portassero e pensavo: chissà come sarà questo qui. Io non avevo mai visto un corrotto in vita mia, me l'immaginavo come i visitors, con la lingua verde che viene fuori. Quando invece gli agenti mi hanno portato questo detenuto, io sono rimasto senza parole per la sua normalità. Era uno come me, uguale. Io all'epoca avevo 28 anni, questo ne aveva 27, era un giovane laureato in giurisprudenza, avrebbe potuto essere un mio compagno di università, un mio compagno di serata in discoteca. Io rimasi così colpito dalla sua normalità che l'unica domanda che riuscì a fargli fu: ma come fa un ragazzo di 27 anni a vendersi per 250.000 lire? Questo rimase un po' in silenzio, poi mi disse: lei non può capire, perché lei fa parte di un mondo dove queste scelte sono individuali. Essere onesto o disonesto dipende da lei. Io dopo 15 giorni che ero arrivato all'ufficio IVA di Pavia ho capito che rubavano tutti. Ho anche capito che non avrebbero tollerato la presenza in mezzo a loro di uno onesto, perché sarei stato un pericolo per tutti gli altri. Quando il mio capo ufficio mi ha messo in mano i soldi, ho pensato che se non li prendevo mi avrebbero licenziato. Ero in prova, avevo bisogno di lavorare, non avevo un altro posto dove andare. Non ho avuto il coraggio che ci voleva per essere onesto, ma lei non può capire perché a lei questo coraggio non è richiesto. È una cosa che mi sono portato dietro per tutta la mia vita professionale. Io sono convinto che in magistratura la corruzione sia molto meno presente che in altri apparati dello Stato, per una serie di ragioni, poi se qualcuno interessa proverò anche a indicarle. E tant'è vero che quando per esempio venne arrestato il presidente vicario del Tribunale di Milano per corruzione, Curtò, non so se ve la ricordate, quello che diceva che aveva buttato i soldi nel cassonetto, non era vero perché poi li avevano trovati, ma ne parlavo con l'ex collega Gherardo Colombo e sostenevo appunto che da noi è meno presente. E a sostegno di questa mia tesi gli avevo detto: guarda, io faccio questo lavoro da un sacco di anni, posso dire che non lo so neanche se sono onesto, sono come le monache di clausura. Certo che sono caste finché stanno nel monastero, dovrebbero provare ad andare in discoteca, poi sanno se sono caste o no. Io non sono mai stato indotto in tentazione, in tanti anni ho incontrato migliaia di persone,
Non mi è mai capitato, non dico che qualcuno che sia venuto a offrirmi dei soldi, ma neanche qualcuno che abbia cominciato discorsi vagamente allusivi. E Colombo, che ha un fine senso dello humor, mi ha detto, beh, sai, c'è un'altra spiegazione possibile. Dice, magari i discorsi vagamente allusivi li hanno cominciati, ma io e te siamo stupidi, lo abbiamo capito ed è finita lì. Può essere, perché immagino che sia come quando si corteggia una donna, se non c'è risposta non si va avanti, è evidente. Non... Comunque, al di là delle battute di Colombo, io ero rimasto impressionato da questa storia. Dico, ma è possibile che tutti i cattivi si siano dati convegno all'ufficio IVA di Pavia? E mi ero dato una mia spiegazione. Lì il capo dell'ufficio era cattivo, li ha fatti diventare cattivi tutti, li ha rovinati tutti. Una decina di anni dopo, però, mi sono imbattuto in un'altra vicenda che è interessante, perché descrive non soltanto una situazione di devianza collettiva, di diffusività e serialità della corruzione, ma la presenza di veri e propri sistemi criminali, a cui si accede per posizione. Allora, si trattava della vicenda che i mezzi di informazione hanno chiamato le carceri d'oro. La Procura della Repubblica di Genova ha fatto perquisire un'impresa, la Codemi S.p.A., che faceva edifici pubblici, soprattutto carceri, e in un computer avevano trovato un file in cui l'imprenditore aveva memorizzato tutte le tangenti pagate, mettendo una sigla alfanumerica che nascondeva il nome del percettore, ma di facile decifrazione, perché erano le ultime due lettere del cognome, un numero che indicava le lettere mancanti e le prime due. Per esempio, da Vigo sarebbe stato scritto Godueda. Poi il cantiere di riferimento, che rendeva agevole identificare la sigla perché restringeva la rosa di possibili personaggi, la somma pagata, il calcolo della percentuale sui costi dei lavori e, siccome era un preciso, anche il numero di serie dell'assegno bancario cambiando il quale era stata creata la provvista in contanti per pagare la mazzetta. Trovando una cosa così non bisogna essere Sherlock Holmes per prenderli tutti, e infatti li abbiamo presi tutti. L'imprenditore si difendeva in modo molto intelligente. Diceva, io non sono un corruttore, sono vittima di concussione. Perché se io fabbricassi vestiti, automobili, computer o scarpe, il mio successo, il mio insuccesso imprenditoriale dipenderebbe dalla mia capacità manageriale. Ma io fabbrico carceri. Chi volete che me lo compri un carcere? Un carcere me lo compra solo lo Stato, non è che posso fare gli spot televisivi comprati in un carcere Codemi. L'unico cliente è lo Stato. È quel regime che gli economisti chiamano monopsonio, il monopolio dell'unico acquirente. Lo Stato ha rappresentato alcuni funzionari del Provveditorato alle opere pubbliche, quali vogliono essere pagati. O li pago o chiudo. Sembrava convincente, tant'è che all'inizio abbiamo iscritto per concussione. Se non che, approfondendo, abbiamo visto che lui non pagava subito le tangenti, le prometteva. Poi, quando riceveva denaro dalla pubblica amministrazione a stato avanzamento lavori, andava a pagare le mazzette promesse. La costruzione di un carcere richiede molto tempo, anni, a volte non finiscono neanche mai, ma comunque... E questi funzionari erano andati in pensione e lui continuava ad andare a pagare questi funzionari in pensione. Allora io lo riconvocai e gli dissi, scusi, ma che razza di concussione è questa? Che cosa può più farle un pensionato di male? Perché paga un pensionato? Questo mi ha guardato come se fosse un deficiente, è una cosa che mi capita abbastanza spesso, mi irrita un pochino. E poi mi disse, ma benedetta gente, ma voi in che mondo vivete? Ma se io smetto di pagare quelli in pensione, quelli in servizio non accettano più la rateizzazione, vogliono essere pagati prima. Questo significa che quelli in servizio sono a conoscenza dei delitti commessi da coloro che li hanno preceduti e che garantiscono con l'abuso delle loro funzioni il pagamento dei patti illeciti. Cioè vuol dire che si è in presenza di un sistema criminale a cui si accede per posizione, come Cosa Nostra. Il capomandamento di Cosa Nostra, che manda a riscuotere il pizzo, non è che l'ha imposto lui il pizzo, l'ha imposto il suo predecessore di chissà quanti anni prima. Lui ha solo l'elenco delle riscossioni da fare e manda gli uomini a riscuotere. No. Allora facciamo già una prima valutazione. Se il quadro è questo, cioè se la devianza è di massa, se è di sistema, se sono sistemi criminali a cui si accede per posizione, quando io sento parlare, o meglio straparlare, di abuso della custodia cautelare, mi viene da ridere. Di questi non ce ne dovrebbe essere uno piede libero. Non fosse altro che per impedire loro di comunicare tra sé. Perché vedete, se io fossi l'unico giudice corrotto della Corte Suprema di Cassazione, basterebbe probabilmente sospendermi dall'incarico dello stipendio per impedirmi di nuocere. Ma se siamo in 10 e gli altri 9 non sono ancora stati presi, ma sono miei complici, provvederanno loro a intimidire i testimoni, a sistemare i documenti, a fare tutto quello che è necessario per impedire che le indagini abbiano sviluppo. Semmai l'obiezione vera che si dovrebbe fare è un'altra. Il carcere non basta, ci vuole il 41 bis per impedire di comunicare.
Perché guardate che tra l'altro i reati contro la pubblica amministrazione hanno come caratteristica che si passa dall'uno all'altro con uno sguardo di due persone messe a confronto. Si passa dalla corruzione propria all'impropria, dalla corruzione alla concussione o viceversa, dalla corruzione al millantato credito e così via, con un cenno, con un sopracciglio che si inarca. Ora, per carità, ci sono anche altri reati in cui la differenza è minima, pensate alla rapina o l'estorsione rispetto all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, però io un rapinatore di banca che preso dopo che esce dalla banca col mitra dica no, sapete, io avevo un credito verso questa banca, questi non si decidevano a darmi il credito che io vantavo, allora sono andato col mitra a prendermeli. In concreto non succede, mentre invece succede moltissimo nelle cose. Adesso in parte sono stati riformati male, ma sono stati riformati i reati contro la pubblica amministrazione, qualcosa di meno grave di quel che accadeva prima accadeva per esempio con questo ricorso sistematico alla concussione. Io sono, visto che parlo dei professionisti, mi capitò negli anni 90 di occuparmi di una serie di corruzioni nell'ambito della Guardia di Finanza, fatto di particolare gravità perché questi sono militari oltre che ufficiali agenti di polizia giudiziaria, la fedeltà dovrebbe essere una cosa seria per i militari e tant'è che c'è un reato apposta solo per loro, un reato militare, il reato di collusione, che punisce con la reclusione da 2 a 10 anni il militare della Guardia di Finanza che collude con privati in danno della finanza. Quindi, e però oltre a 130 militari della Guardia di Finanza che arrestammo, c'erano circa 1100 tra imprenditori e professionisti coinvolti nel pagare le mazzette, i quali tutti si difendevano dicendo di essere stati concussi, cioè di essere stati costretti a pagare perché se no non avete idea di questi cosa ci facevano. Tanto la concussione non ci credeva nessuno per una ragione semplicissima, arrestati i primi ci siamo fatti dare l'elenco delle verifiche dicendo se uno ha preso soldi una volta verosimilmente li avrà chiesti almeno o avrà fatto capire che era disponibile a prenderli in altre volte, e quindi abbiamo chiamato tutti i verificati dicendo come si sono comportati quando sono venuti da voi, tutti dei gentiluomini, onestissimi, sono rimasto impressionato per la loro onestà. Poi quando quelli in galera hanno cominciato a confessare arrivavano di corsa con l'avvocato dicendo sono vittima di concussione, si è concusso un po' in ritardo, adesso non ci crediamo più, non eri nel Sahara con i predoni intorno, erano già arrivati i nostri, i tuoi aguzzini erano in carcere, avresti potuto dire meno male che siete arrivati, viva i carabinieri, adesso vi racconto tutte le cose brutte che mi hanno fatto. Invece mi capitò persino un commercialista che aveva pagato delle mazzette, che sosteneva di essere vittima di concussione, io lo guardai incredulo e gli dissi ma scusi, lei è professore ordinario di diritto tributario all'Accademia della Guardia di Finanza. Come fa a dire di essere vittima di concussione? Tra i suoi ex allievi ci sono tutti i generali del corpo in servizio. Ma se chiamava un suo ex allievo, questo brigadiere veniva catapultato in 3 minuti da un capo all'altro della penisola. Ma come può venirmi a raccontare che è vittima di concussione? Vabbè, ma torniamo al discorso che facevamo, occupiamoci del versante dipendenti pubblici. Allora, che bisogna fare per tenere alta l'etica? Beh, prima di tutto bisogna ripristinare l'orgoglio di appartenenza, nei due sensi, nel senso di tenerli indenni dal bisogno, adesso chiarisco cosa intendo dire, sapendo però che perdono tutto se sgarrano. Vi racconto questo episodio che mi capitò. Una volta, ero ancora alla Procura della Repubblica, sarà stato il 95, venne da me un capitano della Guardia di Finanza e mi disse io ho necessità di parlarle riservatamente. Io avevo due persone in ufficio, le pregai di uscire e questo mi disse guardi io ce l'avevo con lei perché siccome lei ha fatto arrestare 130 persone del corpo a cui io appartengo, del reparto a cui io appartengo, distruggendone ritenevo l'immagine in cui io credevo, pensavo che insomma lei fosse un pessimo soggetto, ma dopo quello che mi è capitato penso che abbia ragione lei e che i miei superiori siano dei mascalzoni. Dico che cosa le è successo? Questo tira fuori il listino dello stipendio. Nel 95 prendeva capitano, non un appuntato, prendeva 2.500.000 lire nette al mese, da cui gli toglievano per l'affitto dell'alloggio demaniale e per la retrodatata rivalutazione dell'alloggio 1.500.000 al mese, per cui prendeva netto alla mano 1.300.000 lire. Tra l'altro questo poveretto abitava a Sesto San Giovanni in via Carlo Marx, dove secondo me uno dovrebbe essere pagato lui per abitare, ma comunque mi disse io non riesco più a dare da mangiare ai miei figli,
Mia moglie non lavora perché, come sa, siamo soggetti a continui trasferimenti da un capo all'altro della penisola e comunque abbiamo un bambino di 2 mesi, quindi anche se volesse non potrebbe lavorare, e una bambina di 2 anni. Sono andato dal mio comandante di legione, adesso la legione non c'è più, c'è la regione, e gli ho fatto presente questa situazione. E lui mi ha detto, ma lei perché fa tutti questi figli? 2, eh? Io capisco, se uno avesse fatto 21 figli, dice ragazzo mio, se fai l'ufficiale di carriera non puoi fare 21 figli, ma 2 mi sembra il minimo che uno possa fare per mantenere la popolazione inalterata, anzi non basta 2 per famiglia perché c'è qualcuno che non li fa, quindi bisognerebbe che fossero 2, qualcosa. E dice allora sono andato al comandante di zona, già di brigata, il quale mi ha detto ma come mai si lamenta solo lei, tutti gli altri si aggiustano. E io ho detto signor generale, si aggiustano nei modi previsti dal codice penale. Infatti ogni tanto arrivano qui dalla procura e ne portano via 20 alla volta, io vorrei evitare di essere portato via, quindi non mi aggiusto. Allora io l'ho portato al procuratore, gli abbiamo trovato un avvocato amministrativista che lo difendesse gratis perché questo non aveva neanche gli occhi per piangere, ha vinto il ricorso al TAR perché gli facevano pagare circa il doppio di quel che doveva pagare tra affitto e rivalutazione dell'affitto, e lì uno non capisce se è eccesso di zelo o voglia di mettere quelli per bene in condizione di doversene andare. Ma perché vi racconto questo? Perché negli stessi giorni in cui questo avveniva, un maresciallo alle sue dipendenze ha arrestato in flagranza un imprenditore che gli ha offerto 200 milioni di lire per non approfondire una verifica. Una verifica dura di media 23 giorni. Se la differenza è 1 milione netto al mese o 200 milioni netti al mese, per tutti i mesi e per tutti gli anni, per resistere bisogna essere santi o eroi. Allora, nessuna amministrazione che parta dal presupposto che tutti i suoi dipendenti siano santi o eroi può sperare di vedere confermata questa previsione. Avrà delle grosse delusioni, inevitabilmente. Allora, che cosa bisognerebbe fare? Io mi rendo conto perfettamente che non è pensabile di fare la concorrenza alle mazzette con lo stipendio, prima di tutto perché bisognerebbe strapagare la gente, poi non basterebbe ancora. Perché una delle caratteristiche italiane è che in Italia i ricchi rubano più dei poveri. È un'anomalia grave, di solito rubano solo i poveri, che essendo poveri rubano, i ricchi non hanno bisogno di rubare, sono già ricchi, invece no, in Italia rubano i ricchi, questa è una cosa, ma ci torniamo tra un momento su questa cosa. E allora bisognerebbe quantomeno dire io ti tengo indenne dal bisogno, l'alloggio te lo do gratis, ti do uno stipendio che ti consenta di vivere decorosamente, se sgarri sei fuori, ma non solo se sgarri si prende una mazzetta, se sgarri anche sulle cose minute. Se mi fai pensare male della tua fedeltà, invece purtroppo per un malinteso senso di rispetto degli individui e anche per attività sindacali, per quelli che non sono, che sono sindacalizzati, i corpi civili, insomma, io mi sono sempre chiesto ma com'è possibile che il superiore non veda che uno che guadagna 1.000-1.300 euro al mese abbia una macchina di grossa cilindrata e un Rolex al polso? Ma lo vuoi chiamare e dirgli tu come fai? Come fai a permetterti quella macchina? Come fai a permetterti quell'orologio? Purtroppo non si può fare perché i sindacati fanno una gazzarra se uno fa una cosa di questo genere. Ma sono le regole minime che ci dovrebbero essere di controllo reciproco. Non è una questione, guardate, che riguarda soltanto il pubblico impiego o i politici, perché poi vale pari pari per i politici, anzi più grave per i politici ancora rispetto ai funzionari pubblici. Ma riguarda la società civile, in questo paese purtroppo gran parte della cronaca politica e gran parte della cronaca economica è cronaca giudiziaria. Questo altrove non accade, un po' perché la specificità italiana è l'indipendenza del pubblico ministero che consente di fare processi che altrove non si fanno, in altri paesi non li fanno. Un po' perché davvero la nostra classe dirigente, sia pubblica sia privata, quindi sia politica sia nell'economia, tiene comportamenti che sono sconsiderati. Adesso qui non vorrei essere frainteso, io non ho nessuna simpatia per gli scippatori, i quali stanno bene nelle patrie galere, però vi voglio raccontare questo fatto per farvi riflettere. Quando a Milano c'era il processo per l'aggiotaggio Parmalat, io mi divertivo a sfottere la mia collega Luisa Ponti, che presiedeva quel processo, una mia compagna di concorso e di tirocinio. Tra i magistrati che hanno fatto insieme il concorso e il tirocinio si instaura un rapporto particolare, un pochettino come per gli ufficiali che hanno fatto insieme l'accademia, no? Sono sostanzialmente compagni di corso, quindi. E la prendevo in giro perché aveva 40.000 parti civili, cioè 40.000 vittime che volevano essere risarcite. E le dicevo, come fai a fare l'appello?
prima che finisci l'appello è finita l'udienza. Ci avete mai pensato che se ci sono 40.000 parti civili bisogna chiamare 40.000 persone al processo? Sono numeri da stadio, solo che allo stadio chi c'è c'è, invece in un processo bisogna sapere chi è presente e chi no. Ma lei, che è astuta, mi ha detto no, io l'ho fatto solo una volta l'appello, ci ho impiegato 26 ore, ma ho fatto tutto il mio bel elenco di tutte le parti e di tutti i loro avvocati. E siccome ogni avvocato rappresenta alcune centinaia di parti civili, da allora, dalla seconda udienza in poi, l'appello lo faccio per avvocati. E quindi non devo più far chiamare 40.000 persone, ma ne faccio chiamare 600. E quindi mandando l'ausiliario alle 7:30 di mattina, verso le 10:30 riesco a cominciare l'udienza. Perché vi dico questa cosa? Facciamo un confronto fra Tanzi e uno scippatore? Quanto ci impiega uno scippatore a fare 40.000 vittime? Se fa 4 scippi al giorno, 2 al mattino e 2 al pomeriggio, che non è facile, senza essere arrestati statisticamente, gli ci vogliono 10.000 giorni, una vita. Seconda considerazione, quanto può avere una signora che viene scippata nella borsetta? Nella mia esperienza una mensilità di pensione si è appena andata a prenderla. Io non ho mai incontrato, faccio il magistrato a 35 anni, non da 2 giorni, non ho mai visto nessuno che nella borsetta avesse i risparmi di tutta la vita. Mentre molti di quei 40.000 avevano investito i risparmi di tutta la vita nei bond Parmalat. Poi c'erano tutti gli altri disgraziati che hanno comprato i bond argentini, vabbè, ma lì era... Non so, io certe cose le ho imparate quando avevo 6 anni leggendo Pinocchio, ho capito che l'albero degli zecchini d'oro non esiste, però c'è gente che continua a credere che esista e ad accettare offerte incredibili. Vabbè, ma torniamo a Tanzi. Quando quel processo, che secondo me non poteva cominciare per via dell'appello, è arrivato a sentenza definitiva di condanna e Tanzi è stato arrestato, io leggevo sul giornale la vicenda e era riportata, tra virgolette, la dichiarazione di Tanzi al momento dell'arresto. Non me l'aspettavo, è un refuso. Allora sono andato a comprare un altro giornale, intendo dire una diversa testata, non un'altra copia dello stesso giornale. E anche l'altra testata diceva non me l'aspettavo. Sentite, io uno scippatore che quando lo prendiamo dica non me l'aspettavo, non l'ho mai trovato. Dice io faccio il ladro, se mi prendono vado in galera. Gli appartenenti alla classe dirigente di questo paese quando vengono presi fanno il diavolo a quattro invece. Non se l'aspettano. Guarda che probabilmente ha ragione Tanzi, perché credo che sia l'unico colletto bianco in espiazione di pena. Ce n'era qualcun altro ma ha avuto l'indulto, quindi si sono in qualche modo sistemati. Allora, io trovo francamente sconfortante che ci siano delle regole messe nel codice penale oppure nei regolamenti disciplinari, vale anche per le professioni e non vale solo per i dipendenti pubblici, che prevedono sanzioni curiose, per esempio la rimozione o la radiazione per gli iscritti agli albi professionali oltre una certa soglia, sotto no. Per esempio c'è una norma del codice penale che prevede la risoluzione del rapporto di pubblico impiego o comunque del rapporto di lavoro subordinato con enti pubblici per chi riporta condanne superiori a 2 anni o non inferiori a 2 anni, adesso non ricordo come diciamo. L'effetto di una norma di questo genere è che sotto i 2 anni si li tengono in servizio, perché se è obbligatorio risolvere il rapporto a 2 anni in su vuol dire che da 2 anni in giù non è obbligatorio, viene interpretata nel senso che te li tieni. Ora, intanto c'è un curioso modo di ragionare, perché se poi uno va a vedere in concreto nei dati statistici scopre che il 98% delle condanne per corruzione sono sotto i 2 anni di reclusione, quindi praticamente nessuno va a casa in ragione di quella norma. E poi ci sono meccanismi che sono divertentissimi. Ho letto una volta di un vigile urbano, agente di polizia municipale, condannato per corruzione, gli hanno aperto il procedimento disciplinare, lui nel frattempo ha fatto il concorso come ufficiale e l'hanno preso come ufficiale e hanno detto no, il procedimento disciplinare non vale più perché non è più agente ma è diventato ufficiale, quindi è tutta un'altra cosa, si ricomincia ex novo. L'ho letta 2 volte questa notizia e ho detto non può essere vero che abbiano fatto una cosa di questo genere. E invece l'hanno fatta. Ora, io mi ricordo una volta, a proposito di questi fatti, perché poi i giudici sono strani anche loro, danno pene non severe quando i soldi presi sono pochi. Io una volta avevo fatto una lite furiosa con il comandante del nucleo regionale di polizia tributaria di Milano, che era venuto da me a perorare la causa di un brigadiere che stava in galera. Diceva lui perché ha preso un braccialetto, a parte che aveva preso anche i soldi secondo me, ma mi ha detto ma insomma ma le sembra giusto che questo stia in galera per un braccialetto?
Io gli ho detto, ma scusi, ma se uno si vende per poco è più grave di uno che si vende per molto. Parafrasando il Vangelo, servo che sei stato infedele nel poco, come potresti essere fedele nel molto? Eppure questa roba che a me pare ovvia non la pensa nessuno. Se uno si vende per poco, è molto più grave rispetto al comportamento di uno che si vende per molto, perché ci sarà una soglia dove uno cede. Vedete, negli Stati Uniti hanno e usano massicciamente le operazioni sotto copertura per i reati di corruzione, lo chiamano test di integrità. Una volta mi hanno detto, ma voi altri in Italia fate le indagini sulla corruzione? Ho detto, sì, cerchiamo di farle. Dice, ma siete matti, è troppo difficile. Sì, in effetti è difficile. Dico, ma perché voi li lasciate rubare? Dice, no, però non ci viene neanche in mente di fare le indagini sulla corruzione. Facciamo il test di integrità. Che cos'è il test di integrità? Subito dopo le elezioni mandano dei poliziotti sotto copertura a offrire denaro agli eletti, quelli che lo prendono vengono arrestati. Per cui a ogni elezione ripuliscono la classe politica, è evidente, no? E però mi hanno raccontato che queste operazioni qualche volta sono borderline. Sentite cosa è successo nella contea di Maricopa a Phoenix, Arizona. Il procuratore distrettuale di questa contea è andato in Nevada e d'accordo con il suo omologo di Las Vegas ha tirato fuori di galera un mafioso, lo ha munito di $800,000 dei fondi dell'ufficio e lo ha spedito a corrompere 14 parlamentari del Parlamento dell'Arizona per fargli votare una legge che abolisse il divieto di gioco d'azzardo. In Arizona il gioco d'azzardo è vietato, l'unico casino che c'è è nella riserva Navajos perché è territorio federale, ma nel territorio dello Stato dell'Arizona non ci sono casinò, è vietato il gioco d'azzardo. Allora, siccome questo casinò rende molto bene, pensate che ogni Navajo, per il solo fatto di appartenere alla tribù, ha un appannaggio di circa $40,000 l'anno, che vengono dai proventi del casinò. Non perché lavora, è così, per il solo fatto che è Navajo, che non è male come idea, come base di partenza. Immaginatevi se ci dessero €35,000 per il solo fatto di esistere. Insomma, grazie. 13 parlamentari dell'Arizona hanno preso i soldi, uno no. Allora gli hanno procurato una amante che ha cominciato a fargli spendere un sacco di soldi finché questo ha accettato anche lui. Il problema era che 14 faceva la differenza fra la maggioranza e l'opposizione nel Parlamento dell'Arizona e la maggioranza era del partito avverso a quello del procuratore distrettuale. Quindi questo qui ha ribaltato la maggioranza nel Parlamento dell'Arizona con questa operazione sotto copertura. Io ho assistito all'udienza per la convalida degli arresti dei parlamentari e ovviamente i difensori hanno fatto una gazzarra infernale davanti al giudice dicendo questa qui è una trappola per cambiare la composizione della maggioranza parlamentare, eccetera, eccetera. La risposta del giudice è stata illuminante di un diverso approccio che hanno. Ha detto questa corte si occupa di una cosa soltanto, hanno preso i soldi sì o no? Punto. Il resto non ci riguarda. Poi sono andato a pranzo con questo giudice ed ero un po' sconcertato da tutta questa cosa e gli ho chiesto che cosa ne pensasse fuori dal processo e lui mi ha dato una risposta illuminante. Dice, io penso che ci siano già abbastanza delinquenti senza che si metta il pubblico ministero a crearne degli altri. Per i primi 13 va bene, ma il 14esimo è stato tentato oltre la sua capacità di resistere. E forse aveva ragione. Ecco, ma però se uno si vende per poco è più grave, perché il rovescio della medaglia è esattamente questo. Sei un accattone. Allora, come si fa a ripristinare un'etica seria? Una cosa l'ho già detta, ricreare un senso di appartenenza e di protezione da parte dell'amministrazione. La seconda è dare un elevato contenuto di professionalità ai dipendenti pubblici. Qui è un altro punto dolente. Vedete, sono stati distrutti i corpi tecnici dello Stato, oltre che quelli degli enti locali, ammesso che ce li avessero. L'ospedale militare del Ceglio a Roma è stato progettato e realizzato come direzione dei lavori nell'Ottocento dal genio militare. Oggi il genio militare non è più in grado di fare nulla di questo genere. Tutte le stazioni ferroviarie che vedete, tranne le grandissime stazioni, non so, Milano Centrale piuttosto che Roma Termini, sono state progettate e realizzate anche come direzione dei lavori dagli ingegneri delle ferrovie. Adesso le ferrovie danno in progettazione esterna anche la realizzazione di 1 chilometro di binari, perché non hanno più ingegneri in grado di fare queste cose. Perché? Perché il livellamento degli stipendi ha fatto sì che tutti quelli bravi finissero per andarsene a lavorare da un'altra parte. Perché se prendi un ingegnere bravo, gli dai 1.500 euro al mese, quello non ti sta lì a lavorare.
va a lavorare in uno studio di ingegneria o va a lavorare per un'impresa che gli dà molto di più, se è bravo. Allora restano gli incapaci e i ladri. E quindi va a rotoli questo. Qual è la conseguenza? Che le pubbliche amministrazioni non, intanto non sono neanche in grado di sapere che cosa gli serve, per cui devono ricorrere a professionisti esterni per sapere che cosa hanno bisogno, con effetti devastanti, perché questi professionisti esterni più delle volte lavorano abitualmente per le imprese che sono fornitrici della pubblica amministrazione. E quindi non è che sono fedelissimi alla pubblica amministrazione, del resto sono degli esterni, non sono persone che hanno giurato fedeltà a quell'amministrazione. Io l'ho visto nell'amministrazione della giustizia per l'informatizzazione. Abbiamo speso l'ira di Dio per l'informatizzazione e abbiamo computer obsoleti, programmi obsoleti, che ci sono stati rifilati, dice tanto paga lo Stato, non è in grado di sapere che cosa gli rifiliamo, perché non ha tecnici in grado di fare una valutazione seria. La corruzione diffusa ha un'altra conseguenza, che i prodotti che vengono forniti sono scadenti, le opere che vengono realizzate sono scadenti. Potete mai pensare che un funzionario pubblico che abbia preso denari sia poi in condizioni di far fare il collaudo come si deve e di andare a dire: giovanotto, ma hai messo più sabbia che cemento nella costruzione che hai fatto? Al massimo l'imprenditore capisce che vuole altri soldi, ma non gli viene in mente di mettere tanta sabbia e poco cemento. Poi crollano gli edifici quando ci sono i terremoti, tutte queste cose. E la strada è lunga, ma non disperante, perché come dicevo ci sono corpi dello Stato dove l'orgoglio di appartenenza c'è ancora. Faccio qualche esempio, i carabinieri per esempio. Gli stessi magistrati, guardate, pur con delle eccezioni, io francamente non riuscirò mai a capire perché i magistrati, come dicevo prima, si debbano candidare alle elezioni. Fra l'altro, quando ero ragazzo mi dilettavo a leggere cose strane e mi colpì molto, leggendo Joseph de Maistre, che è caposcuola dei reazionari, ma scriveva davvero molto bene, e che era diventato ministro della giustizia. E un giorno, uscendo dal Consiglio dei Ministri, e parliamo del 1821, piena restaurazione, monarchia assoluta, potere vero dell'autorità, non un potere democratico comunque che non può spingersi. Comunque, uscendo dal Consiglio dei Ministri, disse: contavo di più quando ero sostituto procuratore a Chambéry. Figuratevi un po' adesso che per esempio il ministro della giustizia è l'unico ministro nominato dalla Costituzione, ma solo per dire che non conta niente. Perché, dice, ferme le attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, spettano al ministro le attribuzioni inerenti ai servizi relativi all'amministrazione giudiziaria. Cioè il ministro dei servizi, non è il ministro della giustizia. E tuttavia ci sono dei magistrati che continuano ad aspirare a queste cariche. Una volta mi è capitato di fare un dibattito a cui era presente un mio ex collega Di Pietro, e ho colto nelle cose che diceva un certo rimpianto per le scelte che aveva fatto, perché disse: vedi, come magistrato tu dai degli ordini che alla fine in un modo o nell'altro vengono eseguiti, come politico devi convincere e non ci riesci quasi mai. Ed è vero, io non ho bisogno di convincere. Quando emetto una sentenza in cui rigetto o dichiaro inammissibile un ricorso, so benissimo che il giorno dopo verrà spedito un fax all'ufficio esecuzione e il giorno dopo verrà emesso un ordine di carcerazione, che adesso si chiama ordine di esecuzione perché chiamarlo di carcerazione era proprio brutto. I carabinieri vanno a prendere questo e lo portano in carcere. Non è che devo convincere quello, dice: guarda, vorresti andare in carcere, c'è un bel soggiorno, no, cioè anche se non vuoi ci vai lo stesso. Però non basta, guardate, bisogna anche ricreare, al di là dei requisiti minimi che sono appunto l'onestà e la fedeltà, anche il senso dell'importanza di quello che si fa e di come lo si deve fare. Vorrei leggervi un brevissimo brano di Pietro Calamandrei, scritto nel suo libro Elogio dei giudici scritto da un avvocato, che è un libro bellissimo che secondo me dovrebbe essere letto anche chi è estraneo al mondo forense, perché davvero contiene delle perle di saggezza. Se mi date un secondo lo trovo e ve lo leggo perché è molto breve. Allora, adesso ovviamente come quando tutte le volte uno cerca una cosa non la trova, eccolo qua che l'ho trovato. Allora, da un vecchio magistrato a riposo, che in 50 anni ha percorso con onore tutti i gradi della magistratura, dai più umili fino a quello supremo, ho ascoltato queste parole di saggezza.
Ciò che può costituire un pericolo per i magistrati non è la corruzione. Di casi di corruzione per denaro in 50 anni di esperienza ne ho visti così tanti che si contano sulle dita di una sola mano. E sempre li ho visti scoperti e colpiti con esemplari punizioni. E neanche sono da considerarsi minacce molto gravi per l'indipendenza dei magistrati le inframmettenze politiche. Sono frequenti, ma non irresistibili. Il magistrato di schiena dritta non le prende sul serio ed è rarissimo che gli venga qualche danno da questa sua inflessibilità. Il vero pericolo non viene dal di fuori. È un lento esaurimento interno delle coscienze che le rende acquiescenti e rassegnate. Una crescente pigrizia morale che sempre più preferisce alla soluzione giusta quella accomodante, perché non turba il quieto vivere e perché l'intransigenza costa troppa fatica. Nella mia lunga carriera non mi sono mai incontrato faccia a faccia con giudici corruttibili, ma ho conosciuto non di rado giudici indolenti, disattenti, svogliati, pronti a fermarsi alla superficie pur di sfuggire al duro lavoro di scavo che deve affrontare chi vuole scoprire la verità. Spesso questa superficialità mi è sembrata un portato inevitabile e scusabile dell'eccessiva mole di lavoro che gravava su certi magistrati, ma ne ho conosciuti alcuni, i migliori, che anche sovraccarichi così riuscivano, rubando le ore al sonno, a studiare con scrupolosa diligenza tutte le cause ad esse affidate e a riferirne in camera di consiglio senza dimenticare la virgola di un documento. La pigrizia porta ad adagiarsi nell'abitudine, che vuol dire intorpidimento della curiosità critica e sclerosi dell'umana sensibilità. Al posto della pungente pietà che obbliga lo spirito a vegliare in permanenza, subentra con gli anni la comoda indifferenza del burocrate, che gli consente di vivere dolcemente in dormiveglia. Anche le raccomandazioni che non hanno preso sui magistrati desti possono apparire a questi burocrati sonnacchiosi come una forma non sgradevole di collaborazione che permette ad essi di adottare bella e fatta un'opinione altrui, quella dell'amico che raccomanda, senza dover faticare a fare una scelta propria. Ascoltare le voci che corrono, raccogliere la frase di un amico al bar, costa meno sforzo che leggere con attenzione 50 fascicoli di un'istruttoria. Il vecchio magistrato stette qualche istante in silenzio e poi concluse così. Creda a me. La peggior sciagura che potrebbe colpire un magistrato sarebbe quella di ammalarsi di quel terribile morbo dei burocrati che si chiama conformismo. È una malattia mentale, simile all'agorafobia, il terrore della propria indipendenza. Una specie di ossessione che non attende le raccomandazioni esterne ma le previene, che non si piega alle pressioni dei superiori ma se le immagina e le soddisfa in anticipo. Ecco, come vedete qui c'è una bella descrizione del dover essere di come qualche volta invece si è ed è un monito a quella che è, e dovrebbe essere non solo l'etica del magistrato ma l'etica del dipendente pubblico. Grazie. Come avevamo detto all'inizio, abbiamo pensato questo intervento lungo due direttrici. Ora affrontiamo di più il sistema giustizia, il pianeta giustizia, che appunto il consigliere Davigo ha avuto modo di conoscere nel suo funzionamento. Lo faccio utilizzando appunto un passaggio di quest'ultimo libro che ha scritto con Leo Sisti, che è Processo l'italiano. E racconta l'inizio di un magistrato, tema proprio alla difficoltà di rendere giustizia, che è arrivato appunto in un nuovo incarico, si trovò una serie interminabili di processi da fare. Un giorno gli capitò una querela sporta dagli eredi di Enrico Toti, l'eroe della Prima Guerra Mondiale, decorato con la medaglia d'oro alla memoria, famoso per aver scagliato la stampella contro il nemico e morto in battaglia a Re di Puglia. La causa era stata promossa contro un libro e un articolo che lo recensiva dalla tesi insolita. La storia della Gruccia era stata una bufala inventata dalla propaganda bellica italiana, perché anche secondo i regolamenti militari dell'epoca un soldato privo di una gamba non poteva essere impegnato in prima linea. Un giorno nell'ufficio di quel PM entrò un avvocato per sollecitare il suo interesse in un altro processo per diffamazione a mezzo stampa. Il magistrato allora chiese: «Questo fatto a quando risale?» «A 3 mesi fa», l'avvocato. E il magistrato, senza scomporsi: «Ora mi sto occupando di Enrico Toti, ripassi tra 80 anni». Allora, la questione, c'era una parte prima di questa, era che questo magistrato che faceva il pretore era stato trasferito su sua domanda a fare il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale. E mi aveva raccontato, dice, quando sono arrivato mi hanno assegnato 800 processi e mi sono preoccupato perché erano tanti. Dopo 15 giorni hanno riunito le procure presso le preture
che hanno soppresso con le procure presso i tribunali e me ne hanno assegnato 15.000 e ho smesso di preoccuparmi, perché nessuno poteva esigere. E allora mi sono messo a guardare i fascicoli e ho trovato questo fascicolo di Enrico Totti, ho detto ah che bello, si è messo, e lì ha dato questa risposta all'avvocato che ha dato a dargli un altro processo. Dunque immagino sappiate tutti, anche coloro che non si occupano specificamente di cose giudiziarie, che in Italia i processi non funzionano, durano una vita. Nessuno si prova mai a spiegare perché in Italia i processi durano così a lungo. La ragione principale, ce ne sono moltissime, ma le ragioni principali sono due. La prima è che ci sono troppi processi, la seconda è che ci sono troppe impugnazioni. Chiarisco, non ci sono troppi gradi di impugnazione, ce ne sono tanti come negli altri paesi. La differenza è che in Italia vengono davvero percorsi tutti. Allora, cominciamo dal primo dato. Il numero di processi sopravvenuti, sommato al numero di sopravvenuti ogni anno, al numero di processi pendenti, fa circa 9 milioni. Siccome ogni processo ha almeno due parti, guardate che verrò anche nel penale, magari non sono parti presenti formalmente, ma comunque c'è una vittima. C'è l'autore di quello accusato di essere autore di un reato e la vittima, 9 milioni di processi significano 18 milioni di parti, quasi un terzo della popolazione italiana. È evidente che con numeri di questo genere nessun sistema giudiziario può funzionare. I sistemi giudiziari funzionano dappertutto con un numero di processi infinitamente minori. Io tutte le volte che mi confronto con i colleghi stranieri, quando sento i nostri dati, chiedono sempre all'interprete di ritradurre perché pensano di aver capito male. Vi do qualche dato per farvi un'idea. La Gran Bretagna spende per la giustizia più o meno come l'Italia e nessuno si lamenta di come funziona la giustizia in Gran Bretagna. Però con gli stessi soldi la Gran Bretagna fa 330.000 processi penali l'anno. Con 330.000 processi penali l'anno ha 100.000 detenuti. L'Italia fa quasi 3.400.000 processi penali l'anno e ha 68.000 detenuti. Quindi avete già l'idea di una macchina gigantesca che gira a vuoto. Perché fare così tanti processi per non mandare nessuno in carcere serve a poco. Non è che i processi servono solo a fabbricare detenuti, però il rapporto tra numero di processi e numero di detenuti da un lato è l'indice della necessità del processo, dall'altro è l'indice della sua efficacia, perché fare processi per assolvere o fare processi per infliggere pene da non eseguire, beh, si potrebbero trovare altre soluzioni. Per esempio, se venisse creato uno sbarramento iniziale molto forte, per cui va a giudizio solo chi è ragionevole prevedere che venga condannato, mentre oggi la condizione per cui il giudice per udienza preliminare può prosciogliere è la inutilità del dibattimento. Attenzione, non che quello appaia colpevole, ma che il dibattimento sia inutile, è una follia. In un sistema bene ordinato un innocente non viene assolto, un innocente non va a giudizio. Seconda caratteristica, vi dicevo, è il numero di impugnazioni. Allora, in Francia solo il 40% delle sentenze di condanna appena da eseguire viene appellato, in Italia tutte. Uno dice perché? Perché c'è questa differenza? È molto semplice, perché in Italia c'è il divieto di reformatio in peius in appello, cioè se non è appellante il pubblico ministero la Corte d'Appello non può aumentare la pena inflitta dal primo giudice, può solo confermarla o diminuirla o assolvere. In Francia no, in Francia la Corte d'Appello è libera di aumentare la pena. Allora, voi capite che in Francia uno che fa appello dice beh, ho preso 4 anni, adesso faccio appello, magari me ne danno 6. Forse è meglio che io non lo faccia l'appello, soprattutto se è manifestamente infondato, come sono la maggior parte degli appelli che sono solo dilatori. In Italia perché non dovrebbe appellare? Non riceve niente di più. Se è fuori non va in carcere, se è dentro può uscire per decorrenza termini, in un caso o nell'altro può maturare la prescrizione, ma perché non dovrebbe appellare? Il risultato appellano tutti. E poi già che ci sono fanno tutti il ricorso per Cassazione. Allora, la Corte Suprema degli Stati Uniti, con 300 milioni di abitanti, fa 80 processi all'anno. La Corte Suprema di Cassazione italiana, con 60 milioni di abitanti, fa 100.000 processi l'anno. Ecco, poi vi rendete conto immediatamente del perché non funziona. Guardate che l'effetto di questi numeri è devastante, perché non è soltanto una questione di durata dei procedimenti che discende dal numero dei processi. Chiarisco perché il numero incide sulla durata. Se un processo richiede 4 udienze si va in 4 giorni, se il giudice ha solo quel processo da fare. Se sono necessari adempimenti tra un'udienza e un'altra, come andare a cercare un test, andare a prendere i documenti, fare una perizia che richiedono un mese,
si fa in 4 mesi, ma se il giudice ha 2000 processi da fare, la prima udienza libera ce l'ha dopo un anno, 4 udienze sono 4 anni, e quindi questo spiega perché i processi hanno questa durata. Dicevo, ma gli effetti sono devastanti. Torniamo alla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha come funzione principale la nomofilachia, cioè la uniforme interpretazione del diritto. Ma siccome fa 100.000 sentenze l'anno, tra sentenze e ordinanze, nessuno di noi riesce a leggerle tutte. Non solo, ma non riusciamo neanche a leggere la metà di queste, cioè quelle del settore che ci riguarda. I penalisti tutte le sentenze penali, i civilisti tutte le sentenze civili. Perché 50.000 sono proprio tante. Non solo, ma se uno davvero provasse a leggerle tutte non avrebbe più tempo per lavorare, per fare i processi, perché bisogna leggere i fascicoli, scrivere le sentenze. Quindi. Allora abbiamo i contrasti inconsapevoli di giurisprudenza. I contrasti consapevoli sono un arricchimento culturale, perché altrimenti il mondo sarebbe ancora uguale a come era l'età della pietra. Invece magari fino a quel momento una questione è stata risolta in un certo modo, da un certo momento in poi alcuni giudici convincono altri che è meglio un'altra soluzione. Poi ci sono le sezioni unite che risolvono i contrasti, scelgono, eccetera. Ma i contrasti inconsapevoli, invece, quando le decisioni diverse sono prese solo perché uno non sa cosa ha deciso un altro, aumentano la confusione. E quindi nei precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione è possibile trovare tutto il contrario di tutto. Per cui non soltanto non adempie alla nomofilachia, ma determina una ulteriore confusione. E come se ne esce da una roba di questo genere? Se ne esce riducendo il numero dei processi. Guardate che è facilissimo, eh? Vi faccio, prima vi do qualche numero per il civile che non ve l'ho dato, poi vi faccio qualche esempio di come si riducono i processi. Ogni anno in Italia vengono iniziate più cause civili di quante ne vengono iniziate in Francia, Spagna e Gran Bretagna messe insieme. Il dato è patologico. Non è che gli italiani hanno la litigiosità nel DNA, è che da noi il sistema tutela molto di più chi viola la legge rispetto a chi subisce una violazione della legge. Perché mai un creditore, cioè perché mai un debitore dovrebbe pagare il suo creditore, a meno che non sia un fornitore abituale, allora non gli dà più le cose. Ammesso che riesca a provare il suo buon diritto in giudizio, e non è detto che ci riesca, il debitore gli darà quello che gli dovrà dare, maggiorato del tasso di interesse legale, che è normalmente più basso di quello di mercato, e solo se sono transazioni commerciali di un'ulteriore percentuale stabilita dal diritto comunitario. Negli anni 80, io facevo parte della giunta distrettuale dell'Associazione dei Magistrati di Milano e avevamo monitorato il Tribunale Civile per capire perché i processi durassero tanto. La risposta era perché ci sono troppi processi. Andando a vedere perché c'erano troppi processi, abbiamo scoperto che il 41% delle cause erano relative a incidenti stradali, una percentuale che non ha equivalenti al mondo, adesso un po' diminuita. Allora abbiamo chiesto ai giudici che si occupavano di questo tipo di processi, ma perché ci sono così tante cause per incidenti stradali? E la risposta che ci diedero era questa, disse, beh, intanto in Italia ci sono più incidenti stradali che in altri paesi, è vero. Adesso ce n'è un po' meno rispetto agli anni 80, ma ci sono comunque più incidenti stradali che in altri paesi. La seconda è che una parte di questi incidenti non sono incidenti veri, sono tentativi di truffa in danno delle assicurazioni, e questo già crea un problema, perché un conto è che il giudice sappia che l'incidente c'è stato per davvero, un conto che la prima cosa sia vedere se c'è stato davvero un incidente. Altra cosa, all'epoca la giurisprudenza non riconosceva la rivalutazione monetaria, quindi il debito era in valuta, non in valore. Il tasso di inflazione era al 19% annuo, il tasso di interesse legale era al 5%. Guardatela dal punto di vista dell'amministratore delegato di una società di assicurazioni, per quale ragione mai dovrebbe dare ordine ai suoi liquidatori di risarcire il danno? Resistendo in giudizio guadagna la differenza tra ciò che gli rende il denaro investito e ciò che pagherà, cioè il 5% di interesse. Spese processuali tutto sommato modeste, gli avvocati e le assicurazioni le pagano comunque, che facciano le cause che non le facciano, quindi risultato da ordine di resistere in giudizio. Per di più il danneggiato, che è un privato che non ha le riserve finanziarie di un'assicurazione, che non ha un professionista a disposizione e lo deve pagare, dopo un po' magari si accontenta di una transazione alla metà. Solo che la gente non è mica stupida, quando capisce che dopo 5 anni ti danno la metà di quel che hai chiesto, dice, ah, funziona così, allora va dal carrozziere e si va a fare la fattura per il doppio. Dice, così quando fra 5 anni mi daranno la metà, ho preso quello che mi veniva. Il carrozziere la fattura per il doppio la può fare perché l'altra metà del lavoro, quella a carico del danneggiato che ha torto e che quindi paga di tasca sua, la fa in nero.
Allora, il nostro carrozziere alla fine le imposte le ha pagate giuste, eh? Perché è vero che su metà del lavoro non le ha pagate, ma sull'altra metà le ha pagate per il doppio. Però se gli fanno una verifica fiscale fallisce, perché non è che gli scontano quelle che ha pagato il doppio, però gli prendono quelle che non ha pagato. E quindi la tentazione di girare una mazzetta ai verificatori sarà altissima, perché l'alternativa è fallire. E il sistema di legalità dilaga. È bastato che la giurisprudenza riconoscesse la rivalutazione monetaria, che per un breve periodo di tempo il tasso di interesse legale salisse dal 5 al 10%, perché la percentuale di cause per incidenti stradali crollasse dal 41 al 27%. Allora, ridurre il contenzioso civile è facilissimo, basta colpire duramente chi agisce o resiste in giudizio sapendo di avere torto. Alla fine il conto che arriva deve essere salato, non può essere soltanto il pagare le spese alla controparte. Intanto bisognerebbe fargli pagare seriamente il costo del sistema processuale. Qualcosa si fa con contributo unificato, ma è ben al di là il costo che lo Stato ha per tenere in piedi gli apparati giudiziari. Nel penale bisognerebbe massicciamente depenalizzare. Guardate, ogni tanto depenalizzano in Italia, non è che non depenalizzano. Il problema è che depenalizzano a capocchia, ma soprattutto tra una depenalizzazione e un'altra il numero di nuovi reati introdotti supera il numero dei reati depenalizzati. Quando io ero bambino, per esempio, tutte le norme del codice della strada che prevedono sanzioni erano reati. Anche la sosta vietata era un reato, era una contravvenzione. Se uno non pagava l'oblazione gli arrivava il decreto penale del pretore e se faceva opposizione gli facevano un processo, come se fosse stata una roba seria. Adesso nessuno verrebbe in mente di fare un processo penale per la sosta vietata. Però abbiamo un'infinità di altri reati che potrebbero tranquillamente essere aboliti senza che succedesse nulla. Vi faccio qualche esempio. Nell'ultima grande depenalizzazione, fra le altre cose, hanno depenalizzato la sfida a duello. Adesso io faccio sto lavoro da 35 anni, non solo non ho mai visto un processo per sfida a duello, ma non ho neanche mai sentito parlare da chi aveva già 40 anni di esperienza quando io ho cominciato. Per cui almeno nelle sedi in cui ho fatto servizio, da 75 anni non si fanno processi per sfida a duello. Per cui anche se non lo depenalizzavano, era lo stesso dal punto di vista dell'incidenza statistica. In compenso non hanno depenalizzato il delitto di cui è l'articolo 462 del codice penale, falsificazione o alterazione dei biglietti delle imprese di pubblico trasporto. Detta così sembra una roba orrenda, eh? Sono quelli che cancellano con la gomma il biglietto da metropolitana e lo timbrano per un'altra volta. Per un biglietto da un euro, adesso costa un euro e mezzo, ma allora costava un euro, facciamo tre gradi di giudizio. Primo grado, appello e cassazione. Di norma questi soggetti sono irreperibili, tanto perché non sappiamo esattamente chi sono. Se non sono stati identificati dalla polizia che gli ha preso le impronte, ma solo dai controllori dell'azienda trasporti municipale, gli hanno detto il nome che gli pareva loro. Non sappiamo affatto se si chiamano davvero come hanno detto. Danno indirizzi che quando va l'ufficiale giudiziario non c'è nessuno, o magari c'è uno stabile diroccato. Sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, perché comunque sono dei disperati, se sono irreperibili il loro difensore d'ufficio è comunque pagato dallo Stato. Ed è pagato a piedi lista, in base agli atti che compie. Quindi li compie tutti. 3.000 euro per un biglietto d'onore, 3.000 euro di onorari all'avvocato tra primo grado appello e cassazione, di media. Quando io ero in appello mi trovavo gli appelli fatti dai difensori di questi qua, in cui l'avvocato scriveva: ma chi è che ha detto che questo biglietto è stato cancellato? I controllori della TM? Ma perché sono dei chimici i controllori della TM? Vogliamo fare una perizia per vedere se è vero che il biglietto è stato cancellato? Allora il giudice deve scegliere se buttare altri 1.500 euro dei contribuenti per fare la perizia, oppure scrivere quattro pagine per spiegare perché non è necessario fare la perizia. Se uno avesse solo quel processo da fare va bene, ma siccome non ne ha migliaia si innervosisce. E io mi trovavo a pensare tra me e me: ma se potessimo fare che do io un euro alla TM e la piantiamo lì? Pago io il biglietto di questo signore, ma non fatemi fare la sentenza, vi prego. Purtroppo non si può fare. Secondo esempio di follia di questo paese. A Melegnano c'è il famigerato, tra un po' capirete perché uso questo termine, casello terminale dell'autostrada del Sole. Molti autotrasportatori entrati a Salerno pagano introducendo biglietti falsi, rubati o scambiati, da cui risultano entrati a Casal Pusterlengo, che è l'ultima stazione prima di Melegnano. Il sistema informatico intelligente rileva l'anomalia, se sono rubati e falsi è facile, se sono scambiati credo che misuri l'ora, perché siccome è difficile che uno impieghi davvero 9 ore per andare da Casal Pusterlengo a Melegnano, scatta la foto della targa del mezzo. Autostrade per l'Italia sporge querela per truffa. La procura di Lodi, competente per Melegnano, è sommersa da migliaia di questi processi.
non ce la fa a fare le indagini. Allora, sull'assunto che sono padroncini, manda a giudizio il proprietario dell'autotreno, del camion. Siccome abbiamo un'altra specialità della casa, che è il giudizio in contumacia, nessuno di questi si presenta, per cui non gli si può neanche chiedere, guidava lei? Allora il Tribunale di Lodi li assolve più o meno tutti, dicendo non ho prova che fosse lui alla guida. La Procura Generale di Milano le appella tutte, chiedendo alla Corte d'Appello di accertare chi era alla guida quell'ora e quel giorno. Solo che nel frattempo sono passati 3 o 4 anni. Io ci ho provato anche qualche volta, quando ero in appello, a identificarli. Mi ricordo, la racconto questa perché è anche divertente dall'idea di che paese è l'Italia, stravagante. Allora, siccome questo camion apparteneva a una impresa di trasporto familiare, scrivo ai carabinieri della stazione di Catania Zia Lisa. Zia Lisa è un quartiere di Catania, quindi la stazione dei carabinieri si chiama, anch'io sono rimasto sorpreso, c'è una stazione dei carabinieri che si chiama Zia Lisa, ma comunque, chiedendogli di andare a vedere i registri che le imprese di trasporto sono obbligate a tenere per sapere chi è che guidava. I carabinieri mi rispondono che sono andati in queste imprese e gli hanno detto che non ce li hanno i registri. Allora io faccio un decreto di perquisizione, però siccome la Corte d'Appello non è che può uscire dalla Camera di Consiglio leggendo un decreto di perquisizione, è un atto a sorpresa, non si può dire a uno guardi fra 3 giorni veniamo a fare una perquisizione, perché è ovvio che non si trova niente. Sono uscito citando, rinviandolo all'udienza successiva per citare il comandante della stazione carabinieri di Zia Lisa come teste. E dalla cancelleria gli ho fatto nel frattempo mandare il decreto di perquisizione. Mi arriva questo maresciallo alla successiva udienza, porta il verbale di perquisizione negativo, non abbiamo trovato i registri per il trasporto. Allora l'ho interrogato, gli ho detto senta un po' maresciallo, lei sa di essere un ufficiale di polizia giudiziaria? Certo. Lei sa che gli ufficiali di polizia giudiziaria oltre ai reati devono accertare le violazioni amministrative? Dice certamente. Sa cosa dice il codice della strada a proposito dei registri delle imprese di trasporto? Dice se me lo ricorda. Dice che quando lei accede a un'impresa di trasporti e questi non hanno il registro, deve intimare loro di munirsene. Se al secondo accesso non se ne sono muniti, deve chiudere l'impresa. Allora questo mi guarda un po' perplesso, poi mi dice, però volevo dirle che Catania non è Milano. E io gli ho detto, intende dire che c'è un codice della strada diverso? Dice, no, il codice della strada è uguale, ma c'è un po' più di tolleranza. Dicono, guardi, qui tolleranza zero. Se non hanno i registri delle imprese, lei chiude, i registri di trasporto, lei chiude l'impresa, mette i sigilli. E questo si è andato un po' sconvolto, ma domani metterò i sigilli comunque. Però per dirvi, siccome le autostrade sono di proprietà dello Stato, Società Autostrade per l'Italia è una concessionaria, ma quanto ci vuole a che lo Stato dica, cara Società Autostrade, io ti autorizzo a prevedere una sanzione amministrativa per cui gli fai pagare 20, 30, 100 volte il pedaggio dalla più lontana stazione quando fanno queste cose, ma non intasarmi i tribunali con le querele, perché il Tribunale di Lodi non riesce a fare altro che stare dietro alle tue querele per quelli che mettono i biglietti scambiati, rubati o falsi. E guardate che ce n'è un'infinità. Io sto alla seconda sezione penale, oltre che alle sezioni unite, che si occupa di criminalità organizzata e di reati contro il patrimonio. In una mattina passo da efferati omicidi di mafia con l'ergastolo al pascolo abusivo. Adesso con tutto il rispetto per i proprietari dei prati che vengono invasi dalle altrui pecore, ma è davvero necessario che ci sia un reato di pascolo abusivo che arrivi fino alla Corte Suprema di Cassazione? Non basta risolversela con una sanzione amministrativa, magari prevedendo la confisca delle pecore che pascolano abusivamente, così si semplificherebbe drasticamente la cosa. Dici, perché non si fa tutto questo? Poi basterebbe riformare alcune cose come il giudizio in contumacia, che vi dicevo prima, la specialità della casa. Anzi, questa ve la racconto perché è divertente. Perché vedete, l'Italia prevede diritti che nessun altro paese riconosce e poi, siccome prevede questi diritti, viene condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché prevede i diritti dissennati. Allora, una volta mi hanno invitato all'Università Complutense di Madrid per un dibattito sul rispetto dei diritti umani nei vari processi dei paesi membri dell'Unione Europea. Ero l'unico italiano, appena mi siedo, se la pigliano tutti con me, mi dicono l'Italia è un paese barbaro incivile. Perché? Dico, cosa abbiamo fatto? Dice, perché avete il giudizio in contumacia? Abbiamo un giudizio in contumacia, non siamo gli unici ad averlo, ce l'ha anche la Francia ce l'ha in tutt'altro modo per la verità. E dico, cos'è di così brutto il giudizio in contumacia? Mi rispondono, che non si può processare uno che non sa che c'è il processo e che non c'è e non si può difendere. Ho detto, alt. Dico, in Italia la contumacia copre due aree molto diverse. Copre l'area di chi non sa che c'è il processo,
ma copre anche l'area di chi sa perfettamente che c'è il processo e non vuol venire, perché in Italia è riconosciuto il diritto all'imputato di non partecipare al processo. E ho raccontato una vicenda che mi capitò quando ero un giovane sostituto procuratore. C'era un avvocato simpatico che era sempre in udienza, ma di cui non avevo mai avuto il piacere di vedere un'udienza un assistito. Allora un giorno in una pausa gli ho detto: avvocato, ma scusi, siccome è statisticamente impossibile che tutti i suoi clienti siano contumaci, è lei che non li fa venire. E questo mi disse: certo che sono io che non li faccio venire, lei li ha interrogati, li ha visti i miei clienti, adesso si metta nei miei panni. Se lei facesse l'avvocato, glieli farebbe vedere al giudice? No, perché se non li vede se li immagina meglio di come sono, se li vede gli dà di più. Secondo, dice, quasi sempre i processi noi li perdiamo non per la capacità degli inquirenti di raccogliere prove, ma per le stupidaggini che dicono i nostri clienti in udienza. Quindi io non li faccio venire, stanno zitti e porto a casa qualche assoluzione. Mentre se vengono sono sicuro che finisce con una condanna, perché dicono qualche scemenza, benché io magari per 3 giorni mi raccomando non dire questa cosa, arrivano e la dicono lo stesso. Racconto questa cosa, i colleghi stranieri si divertono moltissimo e poi io dico: ma scusate, fatemi capire, voi altri, se uno regolarmente citato non si presenta, come fate se non avete il giudizio in contumacia? Il collega portoghese mi dice: non si presentano, se non si presentano li arrestiamo. Ah, dico, capito, noi siamo un paese barbaro in civile, là chi citato non si presenta finisce in galera. E questa roba capita pari pari negli Stati Uniti. La collega Marcelli ha un fratello professore d'università a Houston, è un genetista, a cui è capitata questa vicenda che lei mi ha raccontato, molto divertita, anche se si trattava di suo fratello. È passato, dice lui, col semaforo giallo, la polizia dice che era rosso, probabilmente è iniziato l'attraversamento col giallo ed è finito col rosso, è reato negli Stati Uniti. Solo che sono organizzati, la polizia ha un computer a bordo collegato wifi con la procura, gli ha stampato il decreto di citazione a giudizio e gliel'ha dato. Lui non l'ha guardato perché pensava che fosse un verbale per una violazione amministrativa come da noi e l'ha messo nel cruscotto. L'ha tirato fuori dopo una quindicina di giorni, ha visto che alcuni giorni prima doveva andare in udienza e se n'era dimenticato. Ne parla con degli amici, vede che questi assumono tutti un'espressione preoccupata, gli dicono: è meglio che tu vada subito da un buon avvocato. Dice: ma dai, per un semaforo ci sarà una multa da pagare. Vado io in tribunale e la risolvo. Si presenta a Palazzo di Giustizia col suo decreto e dice: dovevo venire qui 5 giorni fa, mi sono dimenticato, e lo arrestano. Contempt of court, disprezzo della corte, ti hanno citato, non ti sei presentato, in galera. Questo sta 4 giorni nel jail con tutti quelli arrestati dallo sceriffo e dopodiché riesce a parlare con un funzionario dell'ambasciata italiana che arriva, si mette in contatto con la famiglia, paga la cauzione, lo tira fuori, lui scosso, terrorizzato. Al momento del rilascio gli dicono: fra 3 giorni qui per il processo, per non essere andato al processo davanti alla Corte Superiore. Allora lui alle 6 di mattina davanti al tribunale, perché dice: chissà cosa mi fanno se non mi presento, aveva questo avvocato che gli è costato una fortuna, molto bravo, che ha spiegato al giudice, dice: questo imputato viene da un paese dove c'è il giudizio in contumacia, lui non intendeva mancare di rispetto alla Corte, pensava soltanto di poterlo fare. Il giudice lo ha condannato lo stesso, anche se ha una pena pecuniaria, perché loro hanno questo di buffo, che ti buttano in galera anche per i reati per cui poi ti danno solo la pena pecuniaria. E gli ha fatto la predica, perché loro non motivano mai la condanna, motivano la pena. E in cui gli ha fatto una specie di pistolotto dicendo: tu sei ospite in casa d'altri. La prima regola quando si è ospite in casa d'altri è di informarsi come funziona la casa per evitare di dare fastidio. Per questa volta te la cavi con la multa, la prossima volta ti seppellisco in galera. Allora, lo lasciano andare e gli dicono: fra una settimana qui per il processo del semaforo. Questa volta alle 4 di mattina davanti al Palazzo di Giustizia, sempre terrorizzato all'idea di arrivare tardi, e quando entra trova il poliziotto che l'aveva fermato, perché organizzano i processi sulla base del test. Quello un giorno sta al semaforo a fare gli accertamenti, un giorno sta in tribunale a testimoniare. Noi invece lo citeremmo 100 volte, quello per un po' viene, poi comincia a mandare la lettera che è impegnato per servizio, poi il certificato, poi non viene più e basta, bisogna mandarlo a prendere e tutte quelle cose lì. E invece là lo citano, dice: tu hai fermato 100 persone, adesso viene testimoniato per 100 persone. Entra il giudice, poi uno capisce perché là il processo funziona e da noi no. Dice: allora, tutti quelli che si dichiarano colpevoli da questa parte, quelli che si dichiarano non colpevoli da quest'altra. Lui vede che 97 si dichiarano colpevoli dei 100 imputati presenti, ma lui dice: io non sono colpevole, sono passato col giallo, non col rosso, e si mette nello sparuto gruppetto dei 3 che si dichiarano non colpevoli. Allora il giudice dice: cominciamo da voi. Comincia col primo e gli dice: lei perché non è colpevole? Dice: perché io non sono, caso identico al suo, primo. Dice: sono passato col giallo, non col rosso. Dice: agente, di che colore era il semaforo? Questo qui dice: rosso, vostro onore.
Sa, lei non soltanto non rispetta le leggi di questo Stato, ma fa perdere tempo alla giustizia del suo paese. 15 giorni di prigione, arrestato, portato via. Allora, lui e l'altro dicono, peggio di così non può andare, vanno nel gruppo di quelli che si dichiarano colpevoli. Allora il giudice dice, non ci sono più persone che si dichiarano colpevoli. No. Allora voi altri, tutti che vi siete dichiarati colpevoli, date il nome al cancelliere, ognuno di voi è condannato a 8 ore di scuola guida. L'udienza è tolta e se ne va. Quindi in mezz'ora ha fatto 100 processi. Lui dà il nome, poi ha dovuto scrivere alla polizia dicendo quando andava a fare scuola guida, è andato un poliziotto a vedere se sta facendo scuola guida, perché prendono la gente per sfinimento, perché se poi non ci va lo ributtano in galera per contempt of court. Ma la scuola guida, questa era la cosa forse che mi ha colpito di più, non è come ce la immaginiamo noi, o meglio mezz'ora era come ce la immaginiamo noi. Ci si ferma col giallo, si sta fermi col rosso, si parte col verde. Ma il resto era la proiezione di filmati con la gente estratta a brandelli dalle automobili, bambini che piangono ai funerali e la didascalia guarda cosa potevi causare col tuo comportamento, tipo Arancia Meccanica. Dice che per circa un mese non riusciva più a mettersi al volante perché aveva queste scene orribili di questi incidenti stradali terrificanti, però sono sempre meglio 8 ore di scuola guida così che 15 giorni di prigione, nelle loro prigioni, tra l'altro, che sono una roba non certo paragonabile alla nostra come durezza. Questo per dire come tutto sommato è facile, però perché non si fa? Perché non si fa? Tagliare il numero dei processi significa tagliare il reddito degli avvocati. Gli avvocati non lo accetteranno mai. Allora, voi potete mai pensare che una classe politica che non è riuscita a venire a capo della debolissima lobby dei taxisti possa venire a capo della ben più potente lobby degli avvocati, che costituiscono tra l'altro un quarto del Parlamento? Non è neanche immaginabile. Quello che a me preoccupa però in tutto questo è la insipienza complessiva della classe politica che non si accorge del disastro verso il quale stiamo andando a proposito degli avvocati. Dunque in Italia ci sono 250.000 avvocati, che è già una cosa grave. La Francia ne ha 47.000, il Giappone col doppio della popolazione italiana ne ha 20.000. In un mondo globalizzato in cui il sistema Italia deve confrontarsi col sistema paese Giappone, che speranze abbiamo di competere? Ma non è questo il punto. Come non è neanche il punto il fatto che sono mal distribuiti, perché ci sono in Italia 50.000 avvocati cassazionisti, cioè che possono patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori. Per esempio nella città di Rieti ce ne sono 125 di cassazionisti, in tutta la Francia ce ne sono 100 di cassazionisti. In Germania, con 80 milioni di abitanti, ci sono 47 avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, 47 contro i nostri 50.000. Allora, però il problema non è neanche ancora questo, il problema è che ogni anno ci sono 15.000 nuovi avvocati. Siccome mediamente un avvocato farà l'avvocato per 40 anni, 15.000 per 40 vuol dire che in assenza di correttivi il punto di equilibrio è 600.000 avvocati. Il prodotto nazionale lordo di questo paese può dar da vivere a 600.000 avvocati? Secondo me no. Infatti cominciano a essere in seria difficoltà, io vedo gli esercenti le professioni legali, mentre altre professioni più o meno vivono bene, io vedo che molti avvocati oggi vanno avanti a cambiali, perché poi devono essere vestiti in un certo modo, avere un certo studio in un certo posto, avere una certa macchina, perché se uno va dall'avvocato e vede che ha una Panda, non una Panda attuale, ma una Panda degli anni 80, vestito male, e magari ha, invece della scrivania ha due cassette di legno, dice ma che avvocato è questo qui? E quindi non vuole farsi difendere da quello. Per cui sono in grave difficoltà. La cosa è particolarmente grave perché attualmente le statistiche sono impressionanti. Il 93% dei giovani laureati in giurisprudenza va a fare l'avvocato, 93%. Oltre la metà dice di farlo per mancanza di alternative, tra l'altro, quindi sono anche demotivati oltretutto come avvocati. Non serve neanche, secondo me, la severità agli esami di Stato, che pure in qualche modo è stata migliorata incrociando le commissioni, perché prima andavano tutti a Reggio Calabria e a Catanzaro a fare l'esame, perché in altre sedi era un po' più difficile. Perché ho sentito per radio la pubblicità di CEPU, guardate che questo è un paese impagabile, dove per non fare l'esame di Stato vanno in Spagna, si fanno riconoscere la laurea italiana, siccome in Spagna non c'è l'esame di Stato, possono fare gli avvocati con la laurea italiana riconosciuta dallo Stato spagnolo. Dopodiché, in base al diritto comunitario, si stabiliscono in Italia come avvocati spagnoli e dopo 3 anni di esercizio della professione come avvocati stabilizzati, esteri residenti, si possono iscrivere all'albo. Uno dice intanto lo Stato dovrebbe proibire domani mattina la pubblicità della CEPU per questa cosa qui, perché poi dovrebbe arrabbiarsi con la Spagna dicendo ma insomma o non mi riconosci la laurea oppure metti l'esame di Stato anche tu per i tuoi avvocati, non può essere
che si fa una cosa di questo genere permettendo l'aggiramento. Comunque, secondo me, la soluzione è mettere domani mattina il numero chiuso nelle facoltà di giurisprudenza. Capisco che parlo in una università, facoltà di giurisprudenza, anzi dipartimento, come si chiama adesso, però sono abituato a rendermi popolare, lo dico in senso ironico. Una volta, parlando agli studenti del primo anno di giurisprudenza dell'Università Statale di Milano, ho detto, secondo me bisogna due cose, una a cui credo seriamente e l'altra è una battuta di spirito. Quella a cui credo seriamente è che bisogna portare il corso di laurea in giurisprudenza a 6 anni, perché ci sono una serie di materie che non vengono insegnate, che dovrebbero essere insegnate. E l'altra era invece una battuta di spirito, ma gli studenti l'hanno preso sul serio e mi hanno guardato terrorizzato. Ho detto, poi bisogna mettere al primo anno obbligatorio l'esame di analisi matematica, così vi iscrivete a ingegneria e modernizziamo il paese. Questi in preda tutti al terrore, all'idea di dover dare l'esame di analisi matematica. Devo dirvi per onestà intellettuale che da quando abbiamo avuto un ministro della giustizia ingegnere non sono più del tutto sicuro che trasformare i giuristi in ingegneri faccia bene al paese, ma quello forse era un ingegnere particolare, perché vi voglio raccontare una roba divertente che mi è capitata. L'ultimo anno in cui ero a Milano, quindi 9 anni fa, ero presidente della giunta distrettuale dell'associazione dei magistrati e ho organizzato una cosa un po' goliardica: la festa di chiusura dell'anno giudiziario. Sapete che tutti gli anni c'è l'apertura dell'anno giudiziario. Dico, beh, se una cosa si apre bisogna anche chiuderla. Allora, sotto la veste formale di assemblea dell'associazione, ho invitato Paolo Rossi, il comico, per fare una cosa un po' divertente. E prima che Paolo Rossi facesse il suo numero, ho fatto io una relazione facendo i versi a quella che fa il presidente della Corte d'Appello. E ho raccontato le cose più divertenti che erano capitate lungo l'anno. La più divertente in assoluto era così divertente, era così buffa, che quando è successa io ho pensato che fosse uno scherzo che mi stavano facendo, invece era vera. Era arrivata una lettera del segretario generale delle Nazioni Unite che preannunciava l'arrivo in Italia di un giudice malese mandato da esse Nazioni Unite, preoccupate per l'indipendenza della magistratura in Italia. Io quando ho letto questa cosa ho detto, no, questo è uno scherzo. Da ragazzino leggevo i racconti di Saigari, Sandokan, le tigre di Monpracen, avevo questa idea della Malesia come luogo misterioso e selvaggio, invece era vero, questo è arrivato per davvero, questo giudice malese, bravissimo, tra l'altro aveva un nome impronunciabile, dato Spranco Marsawami, ci ho impiegato una settimana per imparare a dire il suo nome. Quando questo è arrivato, il ministro della giustizia, ingegnere, ha dichiarato, virgolettato sulla Padania e mai smentito, lo accoglieremo perché noi accogliamo chiunque, ma non accettiamo lezioni di democrazia da nessuno. Ci mancava la precisazione, meno che mai da un extracomunitario, ma il senso era più o meno quello. Se non che questo, che era bravissimo, perché se io fossi stato mandato in Malesia con un incarico corrispondente al suo, non sarei riuscito in un mese a farmi un'idea abbastanza precisa dei problemi della Malesia come lui invece se li è fatti dell'Italia. E questo le lezioni di democrazia gliele ha date, perché ha scritto 2 rapporti di fuoco contro il governo e la maggioranza parlamentare italiana, perché è venuto una prima volta, poi è andato via, poi è tornato dopo 3 mesi e ne ha scritto un altro ancora più duro di quello di prima alle Nazioni Unite, dicendo questi calpestano lo Stato di diritto, pensano che la legge non sia uguale per tutti, fanno le leggi per non farsi processare, cambiano le regole processuali processo durante, cambiano i reati processo durante. Perché quando parlava con me questo qui e io gli facevo vedere le varie leggi approvate, questo mi guardava sconcertato, poi mi chiedeva, sempre tramite l'interprete, ma queste leggi ovviamente non si applicano ai processi già cominciati. Certo che si applicano, c'è scritto apposta, non è messo apposta che si applicano anche ai processi in corso. Vabbè, quando questo gli ha dato le lezioni di democrazia, il sullodato ministro ha dichiarato, sempre virgolettato sulla Padania, aveva un interprete comunista e ha parlato solo con i magistrati. Ho detto, vedete, questo è quello che la Corte di Cassazione chiama manifesta illogicità. Perché, cioè intrinsecamente una stupidaggine, perché se avevo un interprete comunista con chiunque avesse parlato, tranne che non sapesse il malese, sarebbe stata la stessa cosa. Dopodiché Paolo Rossi doveva fare il suo numero, è andato al microfono e ha detto, io devo cambiare mestiere. Dice, perché dopo aver sentito quello che dice il vostro ministro, dice, una volta il re faceva il re e il buffone faceva il buffone, adesso il re fa tutto lui e io rimango disoccupato. Il giorno dopo si è arrabbiato moltissimo il ministro Castelli, ha dichiarato ai giornali, Davigo dileggia il suo ministro, gli ho dovuto ricordare che è il ministro dei servizi inerenti all'amministrazione giudiziaria, non è il ministro dei magistrati, anche se lui tendeva sempre a dimenticarsela questa cosa qui. Questo per dire come a volte ci sono, sempre a proposito di Castelli vi racconto l'ultima e smetto perché sennò vi tedio,
Una volta è venuto a un nostro congresso e ha proiettato i lucidi, perché è ingegnere, quindi giustamente ci ha fatto vedere che l'Italia spende appunto più o meno come la Gran Bretagna per la giustizia, quindi basta lamentarsi delle risorse, qui ha ragione. Poi ha fatto vedere che in Italia i processi durano il triplo che in Gran Bretagna, e anche questo è assolutamente vero. Solo che poi si gira, ci guarda, come dire, colpa vostra, no? Come mai? Allora, un collega gli ha detto, ma scusi, nei suoi dati ne manca uno decisivo, il numero di processi. Noi facciamo 10 volte più processi della Gran Bretagna. Se le risorse sono le stesse, dovrebbero durare 10 volte di più. Siamo così bravi che li facciamo durare solo il triplo. Allora lui, preso in contropiede da questa osservazione, rimane lì un po', poi dice, ma no, lo sanno tutti che se una cosa si fa in maggior numero, si fa prima farla, la teoria dell'economia di scala, no? Che vale per la produzione industriale, la produzione in serie. E allora un altro gli ha detto, va bene, ci dica se le sentenze le vuole tutte di condanno, tutte di assoluzione, e noi le facciamo tutte uguali e decuplichiamo la produzione. Devo dire che lo trovavo impagabile, davvero inimitabile. Abbiamo una mezz'ora prima di chiudere l'appuntamento di oggi, e lo usiamo per delle domande, degli approfondimenti. Io ringrazio Piercamillo Davigo perché è stato molto chiaro e molto lucido, ha fatto pensare anche al sistema formativo, quando ho fatto io l'università, la possibilità di laurearmi in giurisprudenza senza aver fatto quell'esame di analisi matematica è stata per me una fortuna, però faccio parte di quel 7% che ha scelto di non fare l'avvocato di professione, però questa è un'altra discussione che non mi interessa. La domanda che io faccio, poi do spazio agli altri, è relativo anche al tema di oggi. Con questo tipo di situazione, con la diminuzione della credibilità delle istituzioni, dovesse, visto che il governo ancora non c'è, quindi possiamo parlare di libertà, dovesse lei scegliere 3 punti per ridare dignità allo Stato, 3 provvedimenti che riguardino il sistema giustizia, ma in generale lo Stato, da cosa partirebbe? 3 cose semplici, qualcuna già ce l'ha raccontata in riferimento ai processi. Limitato alla giustizia o più in generale? Come vuole. Allora, cominciamo più in generale. Creazione di una scuola della pubblica amministrazione analoga all'École nationale d'amministration francese, con ammissione mediante concorso serio, con una formazione molto intensa, in modo, ci vorranno decenni, ma bisogna pur cominciare, da creare un corpo di funzionari che abbia un alto senso della propria funzione, orgoglio della propria professionalità e senso dello Stato. Seconda cosa, e anche la necessaria indipendenza che queste cose danno, perché l'elevata professionalità implica poi il senso di della, sono in quel posto perché sono bravo, non sono in quel posto perché qualcuno mi ci ha messo. La seconda cosa che riguarda la giustizia, che è essenziale, perché poi alla fine la giustizia è quella che ha il monopolio dell'uso della forza, quindi serve per convincere i riottosi a osservare le regole. Richiede, primo, la riforma della prescrizione, drastica. Una prescrizione come ce l'abbiamo noi ce l'ha solo la Grecia, nell'Europa occidentale. Pensate che la prescrizione decorre dopo non soltanto dopo l'esercizio dell'azione penale, ma persino dopo la sentenza di condanna in primo grado, quando appellante è solo imputato. Uno dice, ma scusa, e lui che è stato processato non gli sta bene, vuole un altro processo, ma perché deve decorrere la prescrizione? E quindi stabilire che almeno dopo l'inizio del processo, se proprio non si riesce a far passare questo, dopo la sentenza di primo grado la prescrizione non decorra più, se appellante è solo imputato. Tagliare drasticamente il numero dei procedimenti nel civile, introducendo meccanismi il più possibile automatici di sanzione, tipo l'introduzione di un interesse giudiziale molto più alto di quello di mercato, perché poi le cose della responsabilità aggravata per lite temeraria sono complicate da far accertare, eccetera. Devono essere meccanismi automatici. Nel penale una massiccia depenalizzazione, ma non il disegno di legge di depenalizzazione che ha presentato il governo fa ridere, depenalizzerà lo 0,01% dei reati, perché dice tutti i reati puniti solo con la pena pecuniaria esclusi, e nella esclusione c'è l'universo mondo, quindi rimarranno 3 o 4 reatini, ma insomma anche avendo il coraggio di abolire reati che oggi sono magari avvertiti dalla gente come importanti, non so, il reato di ingiuria per esempio, ma detto scema a 3 gradi di giudizio, ma perché? Ti ha detto scema, pazienza, gli fai causa civile.
E quindi una depenalizzazione massiccia in modo da poter ridurre il numero dei processi, certo ci vuole coraggio perché significa dover affrontare la resistenza degli avvocati che si devono tagliare ulteriormente il loro reddito che è già in diminuzione, quindi va pensata sul medio-lungo periodo tutto questo. Poi il ripristino dell'idea della fedeltà, quindi la legge contro la corruzione che è stata fatta fa schifo, non risolve niente, aumenta i problemi invece di risolverli. Vi faccio soltanto due esempi. Primo esempio, rapporto concussione-corruzione. Era intanto in violazione delle convenzioni internazionali. L'OCSE una volta alla settimana scriveva all'Italia dicendo: voi con la concussione per induzione aggirate la convenzione sulla corruzione transnazionale, perché vi siete impegnati a punire chi corrompe, invece facendoli passare per concussi non li punite. Perché sostanzialmente non c'è differenza nella concussione per induzione, perché la giurisprudenza è costante nel dire che la concussione non è incompatibile col fatto che il privato che paga tragga vantaggi dal comportamento di atti contrari ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale e si trovi già in una situazione di illegittimità. Se vi dico in quali cause è stata pronunciata questa massima, voi capirete che erano anche fondate. Cittadine extracomunitarie senza permesso di soggiorno, costrette a rapporti sessuali da agenti dell'ufficio stranieri della questura per evitare l'espulsione. È stata ritenuta concussione, perché queste sono delle poverette, non sono in grado di resistere. E però una volta enunciato questo principio, significa che per esempio l'imprenditore che non paga le imposte, che subisce una verifica fiscale, gira la mazzetta e poi dice: sono concusso, perché se no mi facciamo pagare le tasse. Questo è. Allora l'OCSE dice: la dovete finire. L'Italia rispondeva: ma noi puniamo più severamente il concussore. E l'OCSE rispondeva: ma non mi interessa, benissimo che punite più severamente chi prende i soldi, ma dovete punire anche chi li dà. Insomma, alla fine hanno con la nuova legge spezzato il reato di concussione in due. È rimasta da un lato la concussione per costrizione, però ci hanno tolto l'incaricato di pubblico servizio. E già qui è incostituzionale, perché che succede? Che il pubblico ufficiale che costringe uno a dargli dei soldi commette il delitto di concussione, punito con la reclusione da 6 a 12 anni. L'incaricato di pubblico servizio, che fa la stessa cosa, commette il reato di estorsione aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale. E la pena è più alta, perché l'aumento fino a un terzo. Siccome l'incaricato di pubblico servizio è meno del pubblico ufficiale, è incostituzionale la norma, l'altra norma. Quindi diventa una roba senza criterio. Secondo, la concussione per induzione, hanno ridotto la pena. L'OCSE non ci ha mai detto di ridurre la pena per chi chiede i soldi. Il primo risultato è stata la prescrizione per penati. La seconda cosa che non va in tutto questo è che la maggior parte dei processi per questi reati non si fanno per sapere se uno ha dato dei soldi a un altro, perché quella è la notizia da cui si parte. Si fanno per sapere dove va messa, in che casella va messa: concussione, corruzione, propria, impropria, antecedente, susseguente, millantato credito. Allora era necessario ridurre le fattispecie. Era una cosa facile, bastava copiare le convenzioni internazionali. No, le hanno aumentate ancora con delle autentiche stravaganze. Vi faccio un esempio. Le convenzioni internazionali prevedono la creazione del reato di traffico di influenza. Cioè io dico a uno: guarda, io sono tanto amico del sindaco, magari se tu mi fai un regalo avrai la concessione edilizia. Ecco, questo qui, se il sindaco è d'accordo, è corruzione, se no è traffico di influenza. Ma noi una roba così ce l'avevamo già, era il reato di millantato credito, bastava cambiargli il nome, farlo diventare vantato credito, perché millantato fa pensare a una cosa che uno dice di avere e che non ha, ma la giurisprudenza maggioritaria era già nel senso che il millantato credito c'era anche se il credito esisteva realmente. Invece adesso abbiamo questa cosa curiosa: hanno introdotto il traffico di influenza punito con la reclusione fino a 3 anni, abbiamo il millantato credito punito fino a 6 nell'ipotesi aggravata. Allora, se uno il credito ce l'ha è punito solo fino a 3 anni, se uno il credito non ce l'ha è punito fino a 6. Sembra una idea della classe politica per scoraggiare la concorrenza sleale, dice, perché poi arriva qualcuno che non ce l'ha l'influenza e si fa pagare anche lui. Sono delle robe da vergogna. Non hanno modificato la prescrizione, non hanno ripristinato il delitto di falso in bilancio, non hanno ripristinato come delitto l'annotazione per fatture per operazioni esistenti. Perché guardate,
La corruzione non si scopre quasi mai, si scopre facendo le indagini sulle falsità contabili qualche volta. Una volta, siccome i nostri imprenditori non è che hanno una grande fantasia, il maggior numero di fondi neri vengono creati con annotazioni di fatture per operazioni inesistenti. Poi ci sono anche altre cose, ma il grosso sono sempre lì. Fatture per operazioni inesistenti una volta erano reato e basta. Adesso sono reato solo se riverberano sulla dichiarazione dei redditi oltre una certa soglia. Quindi prima considerazione, hanno introdotto la modica quantità per uso personale. E poi sono curiosi i nostri politici, la vogliono togliere per la droga ma la mettono per le falsità contabili. Secondo, basta scrivere in bilancio costi non deducibili e uno porta fuori lecitamente, fuori bilancio, lecitamente dal punto di vista penale quello che vuole. E fa una notevole differenza, perché è vero che ci possono essere sanzioni amministrative, ma non si possono fare le rogatorie internazionali. Non si può andare nei paradisi offshore, dove è già difficile andarci oggi. Quindi, poi ci ha pensato il centrodestra, questo l'ha fatto il centrosinistra, e poi il centrodestra ci ha pensato con la riforma del falso in bilancio, dove veramente sono toccati livelli di abiezione di cui raramente ho visto l'equivalente. Allora, sentite un po', una volta il falso in bilancio era perseguibile d'ufficio, era un reato grave, punito fino a 5 anni, 7 anni e mezzo in ipotesi aggravata, adesso è diventata una contravvenzione. Reato di false comunicazioni sociali, a meno che non sia un reato di danno, allora rimane delitto se danneggia i soci e i creditori, ma è perseguibile, tranne casi particolari, banche, società quotate in borsa eccetera, se soltanto se c'è la querela dei soci o dei creditori danneggiati. Allora, per cominciare, io di creditori danneggiati da falso in bilancio non ne ho mai visti. Il creditore è danneggiato dal fatto che non lo pagano, ma se non lo pagano sono insolventi. Se sono insolventi falliscono, passiamo nell'ambito dei reati fallimentari ed è tutta altra cosa. Sono i soci che sono danneggiati dal falso in bilancio, quelli sì. Però i soci normalmente sono di due categorie, quelli di maggioranza e quelli di minoranza. Quelli di minoranza di solito non lo sanno, o al più sono dei disturbatori d'assemblea. E quelli di maggioranza normalmente sono i mandanti, perché non hanno bisogno di sporgere la querela, convocano l'assemblea e cambiano gli amministratori, se gli fanno il bilancio falso li derubano. Se non li hanno cambiati, perché dovrebbero proporre la querela? Allora, rendere il falso in bilancio perseguibile la querela del socio è più o meno come rendere il furto perseguibile la querela del ladro. È una stravaganza, cioè uno dice, dovrebbe dire punitemi, e quindi non avviene mai. Allora, sta roba qui è uno sconcio che deve finire. La seconda roba, anche qui l'Ocse ci ha scritto lettere a non finire, l'autoriciclaggio. Che cos'è l'autoriciclaggio? Non è come mi ha detto uno all'esame d'avvocato, il riciclaggio delle automobili, che c'è, No, voi ridete, il riciclaggio delle automobili c'è, perché quando il Parlamento ha introdotto il reato di riciclaggio pensava al riciclaggio finanziario, però la maggior parte dei processi di riciclaggio sono i tarocchi delle macchine. Cosa sono i tarocchi delle macchine? Allora, io compro una macchina incidentata, un rottame, distrutta in un incidente stradale, poi rubo una macchina uguale, prendo le targhe e i documenti di circolazione della macchina incidentata, li metto sulla macchina rubata e cambio il numero di telaio. È riciclaggio questa roba qui, perché è occulta la provenienza da delitto di quella, ma non è l'autoriciclaggio. L'autoriciclaggio è la punizione del concorrente nel reato presupposto, perché l'articolo 648 bis del codice penale dice chiunque, virgola, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, virgola, eccetera eccetera, poi descrive la condotta. Cosa significa questo? Che tutte le volte che qualcuno finisce sotto processo per riciclaggio dice ma io ho concorso nel reato presupposto, gli ho detto prima che gli avrei riciclato i soldi. Ora, se è traffico di stupefacenti non lo fa, perché la pena è più grave per il traffico di stupefacenti che per il riciclaggio, ma se è appropriazione indebita, per esempio, l'amministratore delegato che si è fottuto i soldi della società portati fuori bilancio con fondi neri, il riciclatore dirà no, io sono concorso nel, gliel'ho detto prima, facciamo così, e quindi concorro nel reato presupposto. Io devo dire che sento in dottrina delle stravaganze incredibili. Pensate, persino lo Stato della Città del Vaticano punisce l'autoriciclaggio. Siamo solo noi che non lo puniamo. Dicono, ma non è giusto punire l'autoriciclaggio, perché sennò uno viene punito due volte per la stessa cosa. Ma, sentite, facciamo l'esempio dell'omicidio con soppressione di cadavere. Io non ho mai visto nessuno che dica, ma scusa, se l'ha ammazzato perché devi punirlo anche per la soppressione di cadavere? Perché è un conto che ammazza uno, un conto che poi brucia anche il cadavere. Non deve poter bruciare anche il cadavere. Tra l'altro, perché mi rende più difficile le indagini per trovare chi ha fatto l'omicidio. Allo stesso modo, rubi, va bene, poi nascondi i soldi, rispondi anche di aver nascosto i soldi, oltre ad aver rubato. Hanno questa idea strana per cui il ladro deve essere messo in condizioni, poverino, di potersi difendere nascondendo i soldi. Ma sono robe da matti. Che io non riesco a capire. Comunque, non l'hanno introdotto,
Nella corruzione è il caso tipico, quasi tutti i riciclatori dicono io sono concorso nel reato presupposto, quindi anche qui è una roba da introdurre. E poi bisogna riscrivere il processo penale, perché come adesso è un'autentica follia. In quel libro io faccio questa osservazione, cito le prime tre righe dell'articolo 2 della legge delega, dice il nuovo codice di procedura penale deve attuare le norme costituzionali relative al processo penale e le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia relative ai diritti della persona. 22 anni dopo il bilancio è il seguente, abbiamo cambiato la Costituzione per adeguarla al codice e le condanne in sede internazionale dell'Italia sono cresciute esponenzialmente. Altrove gli autori di questo disastro sarebbero esecrati, da noi fanno i convegni per celebrarli, a me sembra un delirio totale. E c'è da ripristinare un'etica complessiva, vi faccio un esempio, qui c'è Carl Schmitt, era un po' nazista, però alcune intuizioni erano giuste, ha detto per esempio tutti i concetti del diritto pubblico europeo moderno sono concetti teologici secolarizzati, ed è vero. La secolarizzazione dell'indulgenza plenaria sono l'amnistia, l'indulto, il condono edilizio e il condono fiscale, con una differenza che la Chiesa chiede il pentimento, lo Stato no. I palazzinari che fanno il condono fiscale stanno già progettando nuovi quartieri abusivi. Allora, queste robe qui devono finire. Una volta sono venuti un gruppo di giudici della California a Milano, volevano sapere perché da noi il processo penale accusatorio non funziona. E non funziona perché da loro fanno il 4%, 4-5% dei processi, tutti gli altri patteggiano. Mentre da noi il 4-5% patteggiano, tutti gli altri fanno processo ordinato, adesso un po' di più con l'abbreviato, ma insomma siamo ben lontani dalle loro cifre. E allora ci chiedono, ma perché la gente non patteggia da voi? Allora abbiamo spiegato prima la prescrizione, come funziona, eccetera. E hanno capito bene anche concetti molto complessi. E poi gli ho detto, sentite, in 50 anni noi abbiamo avuto 35 provvedimenti di amnistia e indulto. Perché uno dovrebbe patteggiare? Aspettando prima o poi arriva un'amnistia o un indulto e la sistemano. Quando siamo arrivati all'amnistia, questi hanno cominciato a chiedere all'interprete di ritradurre, si consultavano, però non capivano. Cioè, ma che cos'è l'amnistia? Gli abbiamo spiegata. Dopo un po', dice, abbiamo capito, ce l'abbiamo anche noi, si chiama perdono presidenziale. No, no, quella ce l'abbiamo anche noi della grazia. L'amnistia è una legge che perdona tutti. Altro giro di consultazione tra di loro, poi finalmente ampi sorrisi, dice, abbiamo capito, ci state facendo uno scherzo. Non ci volevano credere che ci fossero in Italia delle leggi che perdonano tutti. Però siamo, queste robe qui devono finire, se si vuole ridare serietà al paese, non, è un problema serio e lungo, poi bisognerebbe cominciare dalla scuola, questa è un'altra cosa essenziale, un cenno rapido di 3 minuti. Andreatta, l'onorevole Andreatta diceva che la scuola italiana crea pessimi cittadini abituati a coalizzarsi fra di loro in danno degli insegnanti, questi studenti, che in futuro saranno pessimi cittadini. Vedete, due esempi soltanto. Primo esempio, quando io ero alle elementari, io sono originario appunto di un paese ai confini col Piemonte, che si chiama Candia Romellina, ho fatto le scuole elementari lì, a Candia Romellina, non a Corleone, ho ricevuto una formazione culturale di tipo mafioso. Perché? Quando il maestro usciva di classe, lasciava il capoclasse con l'incarico di segnare alla lavagna i buoni e i cattivi. Il capoclasse andava alla lavagna, tirava una riga, buoni e cattivi, sottolineato, poi cominciava a segnare i buoni sulla base di criteri puramente clientelari. Dice, scusa, quello perché è buono? Perché è mio amico. Ma come è tuo amico? Sì, sì, è mio amico. Oppure, quello mi ha dato il cioccolato. Come mi ha dato il cioccolato? È buono. Sì, sì, anche il cioccolato era buono. I cattivi non li segnava mai. Se qualcuno esagerava nel far baccano, cominciava, dopo averlo richiamato vanamente, a scrivere le prime lettere del cognome e immancabilmente dai banchi partiva il grido spia. Riflettiamoci un attimo, quando è che si è spia? Si è spia rispetto al nemico invasore, si è spia rispetto al tiranno, non rispetto alla legittima autorità del proprio paese. Nessuno di noi aveva mai dubitato che il maestro fosse la legittima autorità e nessuno di noi aveva neanche mai dubitato che il capoclasse, ancorché fetente, fosse investito di legittima autorità per delega del maestro. Ma in quel contesto allora il grido spia diventa l'apologia dell'omertà, che è uno dei pilastri fondanti della cultura mafiosa. Quando io sono in giro con l'automobile e incontro macchine che vengono dall'opposta direzione che mi lampeggiano per segnalarmi che a valle c'è una pattuglia di polizia, penso che hanno avuto un capoclasse come il mio. Questo. Secondo esempio, una volta negli Stati Uniti mi hanno raccontato una cosa a cui io non ero disposto a credere, adesso vi dico che cos'è, e allora mi hanno portato in una scuola per farmi vedere che era vero. La cosa a cui non volevo credere era che gli insegnanti davano gli esercizi da fare a casa a tempo. Dice, questo esercizio devi fare in mezz'ora. Gli studenti andavano a casa, mettevano il contaminuti e finita la mezz'ora andavano a scuola il giorno dopo col compito al punto in cui erano arrivati. Quando me l'hanno detto, io ho pensato, in Italia si viene data una
ricerca da fare a casa, vengono mobilitati i parenti affini fino al 15° grado per fargli fare una bella ricerca, non può essere che i nostri siano tutti mascalzoni, loro tutti angeli. E allora ho detto non ci credo. Allora mi hanno portato in una scuola, mi hanno fatto parlare con i professori e gli studenti, questi si meravigliavano della mia incredulità, perché per loro è una roba talmente normale che non riuscivano a capire perché io non ci credessi. E poi mi hanno spiegato perché. Primo, non c'è il valore legale dei titoli di studio, quindi non conta ciò che uno è, ma ciò che uno sa. Secondo, e questo è l'argomento secondo me decisivo, gli esami importanti non sono come da noi quelli di uscita da un ciclo scolastico, sono quelli di ammissione nel ciclo scolastico successivo, che uno fa davanti a professori che non ha mai visto. Allora, in quel contesto, l'insegnante è il mio allenatore che mi prepara per la prova vera che farò davanti a qualcun altro. Ingannarlo non ha alcun senso, mentre da noi ingannare serve. Per cui loro si abituano che non copiano i compiti, che se non sanno una cosa si alzano e dicono professore io questa cosa non la so, che non danno aiuti agli altri nel loro interesse. Un ricercatore italiano mi ha raccontato questa cosa molto buffa, nello scambio universitario, è andato a fare un anno negli Stati Uniti e si è ammalato quando doveva dare un esame, c'era l'esame scritto di non so quale materia, e ha mandato un'email al professore dicendo sto male, non posso fare l'esame, e questo gli ha detto non ti preoccupare, lo farai appena guarito, sempre sullo stesso testo degli altri. Allora lui ha detto, questi qui sono veramente scemi, mi danno lo stesso testo che fanno gli altri 15 giorni prima, chiaro che lo passo l'esame. Oh, non ne ha trovato uno che gli dicesse qual era questo testo. Ha mandato un'email a una studentessa che era una sua cara amica, di questo tenore, per non sbilanciarsi, perché poi gli americani si offendono, e gli ha detto ma com'era la verifica? E lei gli ha risposto, guarda, se hai studiato la supererai senza difficoltà, ma senza dirgli com'era la verifica. Io non so se la loro scuola sia migliore, però educa alla lealtà. La nostra educa all'imbroglio. Questa è un'altra cosa che io farei. Sono più di tre, però va bene, le prendiamo tutte. C'è qualche domanda ancora? Sono ancora 10 minuti. Temo di averli annoiati mortalmente, non vedo l'ora di andarsi. Ne aggiungiamo un'altra. Mettere il contempt of court, il disprezzo della corte, così la finiscono di comportarsi come si comportano. Tutti, dai difensori agli imputati. Vi racconto una cosa che mi è capitata una volta, se capitasse in America lo seppelliscono in galera. Dunque, una volta arrestano un mafioso di notevole livello, che si chiamava Salomone Niccolò, fratello di quel Salomone Antonino, che secondo Buscetta era stato per 25 anni membro della Cupola, l'organo di governo di Cosa Nostra, Commissione di Palermo. Lo arrestano a Milano in violazione dell'obbligo di soggiorno, in più perché aveva una pistola infilata nella cintura, che non poteva ovviamente avere, essendo sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Mi chiamano i colleghi di Napoli e mi dicono no, avete arrestato Salomone Niccolò, ce l'hai tu il procedimento? Sì, dice guarda, ti possiamo fare una rogatoria così ce lo interroghi anche per noi, non ci far venire apposta a Milano. E vabbè, ma è una cosa semplice, semplicissima, mi mandano 1500 pagine di intercettazioni telefoniche da leggere, che io passo fine settimana a leggere tutte queste intercettazioni maledicendo i colleghi di Napoli che potevano venire loro a interrogarselo. Vado a interrogare il giorno dopo questo qui, il lunedì, e mi dice non rispondo alla storia della pistola e dell'obbligo di soggiorno. Dico, vabbè. Dico adesso devo interrogarla per conto della procura di Napoli, lei risponde? Sì, sì, rispondo. Allora dico, guardi, devo interrogarla sui suoi rapporti con Michele Zazza. Questo mi dice, non lo conosco. 1500 pagine di intercettazioni telefoniche, questo mi dice che non, tra lui e Zazza ovviamente, mi dice che non lo conosce. Vabbè. E dico, prendiamola a larga, lei dove abita? San Giuseppe Iato, via tale, numero tale. Chi vive con lei? Dice, mia moglie e mia figlia. Ci sono altri uomini a casa sua? Dice no, solo io. C'è un telefono a casa sua? Dice, sì. Che numero ha questo telefono? Mi dice il numero, gli dico questo telefono era sotto controllo. Nick Camurria. No, non l'ho messo io, era sotto controllo. Da questo telefono, sotto controllo, un uomo, quindi lei, chiama 37 volte questa utenza telefonica, quindi sarei propenso a credere che non sia uno sbaglio del numero, che è intestata a Smiraglia Vincenzo, che guarda caso è il cognato di Michele Zazza. Dice, non lo conosco. L'ha già detto, no, pure questo Smiraglia Vincenzo lo conosco. Neanche Smiraglia conosce, no. Dica, allora, siccome non lo conosce, la Criminal Poll dice che lei gli ha spedito due scatole asseritamente contenenti 25 cassate siciliane acquistate al Bar Cristallo di Palermo, via aereo all'aeroporto Capodichino di Napoli. Dice, vedete, questo è l'ordine di spedizione, la polizia ha fatto un esame della grafia, dice che la firma è la sua. Questo guarda, dice, sì, la firma è la mia. Però non lo conosco, io ho tanti amici,
Può essere qualcuno mi ha detto: tu che sai dove ci sono le cassate buone, perché non le mandi a questo mio amico, però non so chi sia. Dico, ma che c'era nelle scatole? Dici, io le cassate le ordinai, perché? Dico, perché quando le scatole sono arrivate all'aeroporto di Capodichino c'è stata una sparatoria con un morto e un ferito grave e sono portate via le scatole. Questo mi guarda e fa: lei ha mai assaggiato le cassate del Bar Cristallo di Palermo? No, se sapesse come sono buone capirebbe perché la gente si spara per prendersele. Ecco, una roba di questo genere in America uno lo seppelliscono in galera per contempt of court e gli passa la voglia di fare lo spiritoso. Oppure i comportamenti degli avvocati, faccio due esempi, uno britannico e uno inglese, non sto parlando dell'altra parte del mondo, Un avvocato molto noto alle cronache, questo me l'ha raccontato sempre la mia collega di concorso Luisa Ponte, è andata a fare una rogatoria a Londra, ha cominciato a parlare a Vanvera come fa qui, dopo circa 2 minuti il giudice inglese gli ha detto: la corte la ringrazia, che è la formula con cui tolgono la parola. Lui ha continuato imperterrito a parlare, il barrister inglese gli si è avvicinato e gli ha detto: fai un inchino e siediti, perché qui ti arrestano se tu vai avanti a parlare dopo che ti ha tolto la parola. E in Svizzera invece, rogatoria internazionale, avvocati italiani e svizzeri fanno una raffica di eccezioni preliminari più o meno come fanno sempre anche da noi, il giudice svizzero si ritira, torna a leggere un'ordinanza in cui le respinge tutte, si alza un avvocato italiano, dice: ho delle altre eccezioni da fare. Dice: non le può fare più, avvocato. Dice: perché? C'è qualche preclusione. Dice: no, non le può fare più perché sono infondate. Dice: ma scusi, se non le ha ancora sentite come fa a dire che sono infondate? Dice: perché parto dal presupposto che un avvocato sia una persona seria. Siccome quelle che ha fatto prima erano infondate, se ne avesse avute di più fondate di quelle che ha fatto prima, avrebbe fatto quelle al posto di quelle infondate che ha fatto. E l'avvocato italiano ha detto: ma, dice, avvocato, si sieda o chiamo la polizia? Basta, più nessuno ha fiatato per tutta l'udienza. Se uno in Italia facesse una roba di questo genere succede la fine del mondo. Quindi, come vedete, non è che ci vogliono grandi cose. Ti comporti male, non so se avete mai visto quel gustosissimo film con Joe Pesci, mio cugino Vincenzo. Un avvocato che in America ogni udienza veniva arrestato, andava in carcere insieme ai suoi clienti per le cose che in Italia tipo non le avevo detto di venire vestito decorosamente. Dice, allora non scherzava, il giudice dice no, sul cellulare insieme ai suoi. Non ho capito, c'è una domanda? No? C'è un sopracciglio alzato? No. Sì. No. No. Bene, allora prendiamo questo applauso come la conclusione. No, c'è una domanda, no, eccola. Sì, prego. Buonasera, sono l'avvocato Basile dell'INPS. Sono stata molto indecisa se fare o meno questo intervento. Però il titolo dell'incontro di stasera mi aveva fatto pensare ad un'impostazione un pochino diversa da quella che poi di fatto si è realizzata. Nel senso che leggendo Etica pubblica e dignità dello Stato, automaticamente ho riferito entrambe le situazioni al concetto di cittadino. Perché sicuramente diciamo che i funzionari pubblici, diciamo che sono in questo caso nella duplice veste investita da tanta propaganda negativa in questo periodo, perché appartengono alla categoria dei dipendenti pubblici e sono pure avvocato, quindi proprio il massimo della critica sociale in questo momento. Però vorrei dare una piccola testimonianza. Intanto io ho sempre pensato, intanto faccio il mio lavoro per scelta, ho sempre pensato che la base, ma questo l'ho pensato sinceramente all'età di 23 anni, posso anche brevissimamente raccontare in che contesto, subito dopo la morte di Falcone, seguita poi dalla morte di Borsellino, mi domandai che Stato è uno Stato e che magistratura è una magistratura che consente che succeda quello che è successo. Credo di aver fatto le mie scelte fondamentali in quel periodo lì, perché brutalmente devo dire che avevo 23, mi sono laureata a 22 anni, ne avevo 23, insomma, brutalmente da che
ero una ragazzina appena laureata che quindi non sapeva bene neanche dove si trovava, eccetera, io sentii improvvisamente su di me tutto il peso, ma anche tutta la libertà che mi derivava dalla responsabilità di essere cittadina. Io diventai cittadina. Per cui anche diciamo nell'esercizio del mio lavoro, ma al di là dell'esercizio del mio lavoro, perché sarebbe troppo semplice, nella vita quotidiana, ritengo che ognuno di noi abbia l'impegno di dare intanto l'esempio, perché quello che funziona di più al di là delle parole, come con i bambini, l'educazione funziona tramite l'esempio, non tramite le parole, poi magari smentite dai comportamenti, no? E penso che però, ho incontrato delle situazioni pesantissime sul lavoro, ma non ho mai permesso che mi facessero deviare dalla mia strada, insomma. E mi sono anche resa conto, può sembrare strano, senza che si debba essere poi degli eroi, anche se magari si paga un costo personale alto, però vale la pena perché appunto in gioco è la propria dignità e la propria coerenza, e sono in gioco i propri valori, quindi qualunque costo vale, una singola persona può davvero cambiare un sistema, anche in strutture molto ampie, anche in strutture molto burocratiche, perché basta che una sola persona si rifiuti, come quel ragazzo di 27 anni, se quel ragazzo si fosse rifiutato, forse non sarebbe stato licenziato, ma avrebbe mandato in crisi un sistema. Se questo si applicasse alla vita quotidiana di ogni cittadino in ogni ambito, non soltanto nell'ambito della politica o della pubblica amministrazione, se ognuno avesse la percezione di avere non un pezzetto ma tutta la responsabilità dello Stato, cioè di essere lo Stato perché è cittadino di quello Stato, perché lo Stato non è qualcosa di astratto, preferisco parlare di nazione da questo punto di vista, cioè lo Stato collettività come abbiamo studiato, no, nei testi di diritto costituzionale. Allora, se assumesse su di sé questa responsabilità, che è molto gravosa, automaticamente scoprirebbe che l'altro lato della medaglia, cioè la contropartita della responsabilità, è la libertà. E automaticamente avrebbe il senso della propria dignità quotidiana. Ecco, solo questo volevo dire. Ma... Sono... sostanzialmente d'accordo con tutto quello che lei ha detto. Due precisazioni soltanto. La prima è che anch'io pensavo di dover parlare di queste cose, però mi è stato detto no, siccome ne parlano la prossima volta dalla Chiesa e non mi ricordo più chi, Enzarando, che io dovevo parlare dell'etica dei funzionari pubblici. La seconda questione è che a volte bisogna tenere presente l'insegnamento di Adam Smith. Non è dalla bontà del fornaio o del macellaio che ci dobbiamo attendere la nostra cena, ma dalla loro considerazione per il proprio interesse. Il fornaio non ci vende il pane perché è buono, ce lo vende perché gli conviene, perché è il suo mestiere. Allora noi dobbiamo creare delle regole che aiutino a essere buoni e che scoraggino il comportarsi male. Oggi invece in Italia purtroppo le regole, o forse non è soltanto questione di regole, diciamo i sistemi complessivamente organizzati, spingono nel senso opposto. Privilegiano i comportamenti negativi rispetto a quelli positivi. Il risultato è che diminuiscono le persone per bene e aumentano i mascalzoni. Faccio l'esempio degli avvocati. Gli avvocati civilisti di solito sono indifferenti allo strumento processuale, perché una volta fanno gli attori e una volta fanno i convenuti. Gli avvocati penalisti fanno sempre i convenuti. Io di solito quando... vedo le parti civili nei processi, noto che sono sempre mal difese, perché o sono difese da civilisti che però non sanno fare bene il processo penale, o sono difesi da penalisti che cominciano l'arringa dicendo mi trovo a disagio nel vestire i panni dell'accusa. Io non riesco mai a resistere alla tentazione di dirgli avvocato, l'unica cosa che non manca in questo paese sono i suoi colleghi, se si sente a disagio dismette il mandato, troveremo qualcun altro. Ma la questione è un po' più seria, perché facendo quasi sempre i convenuti finiscono per volere un processo che tutela il convenuto, non che assicura giustizia. Nella sala avvocati antistante alla biblioteca Ambrosoli del Palazzo di Giustizia di Milano, Ambrosoli era un avvocato molto per bene, che è stato ucciso dalla mafia per il suo coraggio civile, hanno messo un busto dell'avvocato degli occhi. Quindi vuol dire che questo avvocato viene proposto come modello agli avvocati, se gli si fa un busto nella sala avvocati. Io l'ho conosciuto l'avvocato degli occhi, l'ho avuto in udienza, mi faceva imbestialire, perché diceva due cose che io trovavo intollerabili. La prima era il rinvio e la prova dell'esistenza di Dio, io sono molto religioso.
Quindi la tecnica principale di difesa era sempre quella di far rinviare il processo. La seconda, parlando di se stesso, diceva: questa toga non ha mai conosciuto l'onta della parte civile, cioè si vantava di non aver mai difeso una vittima. È una cosa che io trovo ributtante. L'avvocatura è nobile se difende i diritti di tutti, compresi i diritti delle vittime. Perché se uno comincia a dire io non voglio difendere le vittime, uno non può non chiedersi ma di che valori è portatore questa persona? Perché guardate che nella mia esperienza, sì, qualche vittima che magari non è vittima c'è, ma di norma il reato è stato commesso. Non si discute soltanto se ne sia l'imputato o l'autore. Io non ho mai visto in una rapina in banca un imputato che si difenda dicendo non c'è stata la rapina, sono gli impiegati che sono rubati i soldi e poi dicono che io ho fatto la rapina. Dice semplicemente non sono stato io a fare la rapina. Allora le vittime meritano sempre rispetto. Negli omicidi uno è morto, c'è poco da discutere, ci sono i suoi parenti, i suoi figli, la sua vedova che piangono in un'aula di giustizia. Come si fa a dire non voglio difendere le vittime? Come si fa a dire una roba di questo genere? Allora qui non attiene più soltanto all'etica individuale, attiene al meccanismo. C'è il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Di solito le vittime sono abbienti perché superano quella soglia di reddito bassa e quindi non possono essere quasi mai ammesse a patrocinio a spese dello Stato. Gli imputati, che di solito non presentano dichiarazioni di redditi, io non ho mai visto un trafficante di cocaina che presenti la dichiarazione di redditi, sono tutti ammessi a patrocinio a spese dello Stato. Allora è chiaro che gli avvocati penalisti si adagiano su quel tipo di posizione. Sono riforme queste qui che forse costano, queste costano davvero, ma che potrebbero cambiare l'avvocatura. Se per esempio si cominciasse a dire, siccome un reato è stato commesso, la vittima ha diritto sempre di essere difesa a spese dello Stato. Probabilmente sposteremmo un po' di avvocati penalisti dalla difesa degli imputati alla difesa delle vittime e faremmo entrare nell'avvocatura penalista una visione diversa del processo penale rispetto a quella che hanno oggi, dove dicono delle cose terrificanti. Io sento in udienza tutti i giorni delle cose terribili che se venissero dette per la strada la gente gli mette le mani addosso. Dice, ma cosa stai dicendo? È importante quello che lei dice dell'etica individuale, è importantissima. Però vale il discorso che facevo per il capitano della Guardia di Finanza. Se l'alternativa è morire di fame tu e i tuoi figli o prendere i 200 milioni che uno ti dà, la tentazione è troppo alta, prima o poi qualcuno cadrà. Allora bisogna aiutare quelli che hanno le spinte ideali a conservarle, a svilupparle e disincentivare quelli che invece sono disposti a fare i mascalzoni. Oggi in Italia viene tutto il contrario. Pensate solo al condono fiscale. Ma c'è qualcosa di più abietto di un condono che si basa sul dichiarato? Cioè più hai evaso meno paghi. Ma guardate che è una cosa veramente demenziale, eh? Non è dire adesso, non so, uso magari i parametri relativi agli studi di settore, eccetera, ti faccio pagare in proporzione a quel che avresti dovuto dichiarare. No, paghi in proporzione a quello che hai dichiarato. Meno hai dichiarato, meno paghi. Ma sono cose da pazzi. È chiaro che un sistema di questo genere fa dilagare l'immoralità in questo paese. Fa dilagare la irresponsabilità. Io sono rimasto impressionato nella vicenda Rubi da due cose. Non parlo dei processi perché non parlo dei processi in corso, ma delle vicende a margine. Primo, che una ragazzina di 18 anni mostrasse di avere più buon senso del Presidente del Consiglio, perché in un'intervista ha dichiarato, certo che io non mi posso lamentare perché mi ha tolto dai guai, ma telefonare in questura è stata un po' grossa. Lo capisce una ragazzina di 18 anni. La seconda è che il capo di gabinetto del questore di Milano che ha ricevuto la telefonata non abbia fatto una relazione di servizio, non abbia ritenuto di metterla per iscritto. E guardate che l'Italia non è sempre stata così. C'è un episodio molto gustoso raccontato da Andreotti in uno dei suoi visti da vicino, a parte il personaggio che lo racconta, ma l'episodio è gustoso e dà l'idea di come una volta i funzionari fossero forse migliori. Lo scià di Persia, regnante, venne in visita privata in Italia per andare a giocare al casinò di Sanremo. Trattandosi di un monarca, il prefetto andò a riceverlo all'aeroporto anche se era in visita privata. Quando incontrò il prefetto, lo scià gli disse: procuri che questa sera ci sia una donna nella mia camera. Il prefetto, sconcertato da questa richiesta, gli disse: maestà, di questo genere di donne si occupa il questore. La risposta che io trovo di una bellezza folgorante. Ma poi prese carta e penna e informò tutta la sua catena gerarchica, tant'è che Andreotti commenta ignoro come sia finita ma escludo un'intermediazione pubblica.
Ecco, 30 anni dopo non possiamo più escludere un'intermediazione pubblica. Questa è la tragedia italiana, che anche persone che hanno giurato fedeltà allo Stato, che dovrebbero avere un senso etico molto elevato, parliamo di un poliziotto, si tiene una roba di questo genere, e questo dipende probabilmente non soltanto da carenze individuali, ma dal sistema, perché un altro funzionario di polizia mi ha detto una cosa terribile, ma temo vera, e mi ha detto, ma se fosse stato uno che faceva la relazione di servizio non diventava capo di gabinetto. Questa è la cosa tragica, vera, su cui dovremmo preoccuparci, cioè la selezione alla rovescia, la selezione dei peggiori. Questo deve preoccuparci come paese, perché se quelli buoni diventano un esempio e sono incoraggiati, avremo altri buoni, ma se quelli buoni vengono messi un po' da parte perché nell'ipotesi migliore sono considerati strani, nella peggiore delle teste calde, allora è chiaro che l'etica complessiva di un paese va a rotoli, ma va a rotoli tutta. E allora la strada per ripristinare l'etica in questo paese è lunghissima ed è faticosissima. Cominciamo almeno dai dipendenti pubblici, hanno fatto un giuramento, gli si può chiedere di più. Quando saranno di esempio ai cittadini, ricordandosi tra le altre cose che in questo paese, secondo l'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, quindi devono tra l'altro imparare a comportarsi bene nei confronti dei cittadini. L'ex prefetto di Milano Carmelo Caruso diceva sempre le loro maestà ai cittadini, perché questo significa che la sovranità appartiene al popolo. Allora, se un funzionario pubblico si ricorda di essere al servizio dei cittadini, intanto probabilmente avrà un atteggiamento diverso. Userà della sua autorità per fare rispettare la legge, non per procurarsi vantaggi personali. Ma anche qui la strada è lunga, è un problema di mentalità radicate, di comportamenti radicati. Io ricordo, noi abbiamo fatto un procedimento disciplinare, parlo di 30 anni fa, a un collega pretore perché non pagava il ristorante, è stato rimosso dall'ordine giudiziario. Era arrivata la lettera di un ristoratore, diceva questo mi deve dare 7 milioni di lire per pranzi e cene, non le paga. Allora fu convocato, dice, perché non paghi il ristoratore? Questo ci diede questa risposta, dice intanto non sono 7 milioni, sono 5, perché 2 milioni di lire li doveva pagare uno che se poi non ha pagato quella cena che gli chiedesse a lui. Mettiamo pure 5 milioni, perché non li paghi? Dice non li devo pagare più. Dice perché? Prescrizione presuntiva. Prescrizione presuntiva, quello non te li ha chiesti prima perché eri il pretore. Tu non sei un cittadino come gli altri, non puoi usare i diritti che usano gli altri cittadini come la prescrizione presuntiva. Tu lo paghi il ristoratore, perché quello non te li ha chiesti per rispetto. Ma tu devi avere lo stesso rispetto verso il cittadino, non abusare della tua posizione. Ed è stato giustamente mandato a casa, perché uno che ragiona così non deve poter fare il giudice. Però quanti funzionari pubblici sono così? E peggio, quanti cittadini sono abituati a ritenere che tutto sommato sia accettabile se si comportino così? Io ho un conoscente che è originario di Missilmeri. Un giorno, tanti anni fa, quando c'erano ancora i certificati, adesso un po' li hanno ridotti, mi ha raccontato questa cosa buffa. Dice, adesso provo a spiegarti la differenza di mentalità fra te lombardo e me siciliano. Tu se hai bisogno di un certificato vai in comune e te lo fanno, anzi telefoni e te lo mandano a casa. In Sicilia non è così, dipende da chi sei, perché c'è quello a cui lo fanno subito, c'è quello che gli dicono fra due giorni, c'è quello che gli dicono fra 15, c'è quello a cui dicono no, a te non lo facciamo il certificato. Dice perché? No. Allora dice, quando vado al mio paese mi faccio fare un po' di certificati di nascita perché non sa mai che servano. È andato in comune, si è messo disciplinatamente in fila. L'impiegato allo sportello l'ha riconosciuto come suo compagno di scuola elementari. E ciao, come va? Fai la fila. Passa di qui, vieni, che andiamo a prendere un caffè. E lui ha detto, ma no, sbriga, c'erano due signore anziane in fila, sbriga queste signore e poi andiamo. Quello ha insistito finché una delle due signore si è girata e gli ha detto, per favore, vada a prendere il caffè, perché se si arrabbia fa come ieri, chiude lo sportello e va via. Ecco, allora, se l'etica è in pezzi fino a questo punto, intanto cominciamo a ripristinare quello nei suoi doveri, che non può fare così. E magari i cittadini cominceranno a rendersi conto che possono pretendere che quello stia allo sportello e che gli faccia il certificato, non che chiuda lo sportello e va via se decide di prendere il caffè. Probabilmente cambieremo qualcosa, perché altrimenti la strada diventa lunghissima. E a volte sono così radicate queste mentalità che anche persone che non hanno nessuna intenzione di avvalersi si trovano di fronte a queste offerte. Vi racconto una cosa personale. Il dottor Figgero saprà certamente chi è Ugo Martello, uno dei principali mafiosi che furono arrestati a Milano. Lo processai 30 anni fa, credo. Era stato arrestato dopo 16 anni di latitanza, aveva una pena da scontare,
una scontare di 16 anni, poi ne ha presi degli altri, insomma è stato in galera una vita. Un giorno io sono andato all'ospedale Fate Bene Fratelli per fare una visita oculistica, ho preso il ticket, per me, il numero per mettermi in fila per pagare il ticket, e me lo vedo passare davanti con camice bianco. Guardo bene, è proprio lui. Questo vede, mi riconosce, mi saluta, dico: Martello, è evaso? Mi dice: no, sono qui che faccio volontariato. Credo fosse semidibio, adesso l'hanno ripreso, l'hanno ributtato in galera, perché gli hanno dato altri 15 anni, non so cosa abbia combinato. E poi mi dice: ma cosa fa la fila? E beh, dico: certo che faccio la fila. No, ci penso io. Dico: Martello, no. Posso mai farmi raccomandare da un mafioso per non fare la fila? Cioè, ma già che gli venga in mente di propormelo. Dice: no, ma mica faccio delle cose strane. Dico semplicemente chi è lei, vedrà che la fanno passare avanti. Non devo passare avanti, Martello, devo fare la fila come tu. Non sono qui nell'esercizio delle mie funzioni. Sono qui come privato a fare una cosa privata e faccio la fila come ogni altro cittadino. Questo mi ha guardato, ha scosso la testa, mi ha detto: lei è troppo modesto. Cioè, per lui ero difettato perché facevo la fila. Allora, qui d'accordo, lui era mafioso, avrà avuto un'infanzia difficile, è stato educato nelle carceri, tutto quello che volete. Ma ste robe qui, per cambiarle ci vogliono generazioni, queste mentalità. Però bisogna cominciare da qualcuno che dia il buon esempio. Per esempio, essendo investito di autorità, faccia la fila. Faccia la fila. E guardate che è difficile, perché la tentazione di ricorrere alla propria autorità, specialmente quando ci si trova di fronte a manifestazioni di stupidità devastante della pubblica amministrazione, vi racconto questa personale. Dunque, io avevo un passaporto che mi scadeva. Su questo passaporto avevo un visto decennale per gli Stati Uniti. Mi ero messo in testa, chissà perché, che il passaporto dovesse essere rinnovato prima della scadenza del visto. Non era così, perché poi mi hanno detto che non c'entrava niente. Allora chiamo il commissariato e dico: ho necessità di rinnovare il passaporto entro questa data, e spiego. L'agente di polizia che sta al telefono mi dice: guardi, è impossibile che noi lo rinnoviamo entro 2 mesi o 3 mesi, quanto fosse. Se ha questa urgenza deve andare all'ufficio centrale dei passaporti in via Cordusio. Allora io parto, vado in via Cordusio, ovviamente avevo già fatto tutto guardando da internet, avevo pagato il bollettino, le cose eccetera. Lì c'era un poliziotto in borghese col distintivo che smistava un traffico incredibile di persone e mi dice: lei quando parte? Dico: no, io non parto. Dice: allora se non parte non deve venire qui per fare il passaporto. Dico: va bene, allora parto. No, dice: non basta che dica che parte, deve avere il biglietto. Dico: scusa, ma chi è che ha dato un ordine così scemo? Io vado in una qualunque agenzia di viaggio, mi faccio fare un biglietto, vengo qui, mi faccio fare il passaporto, poi vado a farmi rimborsare il biglietto. Ma come si fa a dare un ordine così? Dice: a me interessa niente, la disposizione è questa. Dice: ma allora perché se non parte vuole il passaporto prima? Glielo spiego. Mi dice: no, ma non è possibile che al commissariato le abbiano detto così. Dico: mi hanno detto così. Dice: penso io. Prende il telefono, chiama il centralista e fa un cicchetto terrificante al centralista, che non c'entrava niente, perché poi quello lì non era mica lui che mi aveva dato quella risposta. Dice: vada, vada che le fanno il passaporto. Vabbè, il giorno dopo purtroppo era il 1° maggio, quindi festa, io vado il 2 maggio, vado in una fila incredibile di gente, tutti stranieri che chiedevano il permesso di soggiorno, faccio una mia ora e mezzo di coda, arrivo finalmente allo sportello, spiego il problema, la gente allo sportello mi dice: no, noi in 3 mesi il passaporto non riusciamo a rinnovarli, o deve andare in via Cordugio. Dico: guardi, sono andato in via Cordugio, quello ha telefonato alla gente, gli racconto tutta la storia. Questo mi dice: No. Beh, comunque se vuole io la prendo la pratica, ma vedrà che non ce la facciamo. Prende la pratica, la guarda, vede, siccome bisogna indicare gli altri documenti atti alle spalle, io ho messo passaporto di servizio. Allora dice: lei ha il passaporto di servizio? Dico: sì. E ce l'ha con sé? Sì. Posso vederlo? Gli do il passaporto di servizio. Sul passaporto di servizio, un passaporto come quello normale, cambia il colore, c'è scritto: in nome del Presidente della Repubblica, il Ministro degli Esteri richiede alle autorità civili e militari dei paesi amici ed alleati di lasciare passare liberamente il signor Tadettari e di prestargli assistenza ove occorra. Allora, e poi c'è scritta qual è la funzione. Cambia immediatamente atteggiamento, dice: fra 20 minuti il suo passaporto è pronto. Io dico: no, guardi, qui hanno sentito 100 persone che non ce la facevate in 3 mesi, adesso non può essere che lei me lo faccia in 20 minuti. Dice: no, ma non si preoccupi, venga intanto dal dirigente. No, non vengo dal dirigente, le lascio la pratica e poi verrò a vedere quando mi dice lei. Vedo che assume un'espressione preoccupatissima guardando le cose, poi mi dice: c'è un problema. Dico: qual è il problema? Lei ha fatto il versamento? Sì, però l'ha fatto il 30 aprile o il 28 aprile, sì. Dice: dal 1° maggio è aumentato di 1 centesimo. Dico: vabbè, le do 1 centesimo. Dice: no, non abbiamo cassa, deve andare alla posta a versare 1 centesimo. Vado alla posta a versare 1 centesimo, vado alla posta a versare il centesimo, faccio una fila per tutti gli stranieri che prima erano allo sportello per prendere la pratica, non alla posta per versare le somme da pagare. Quando finalmente arrivo allo sportello, l'impiegata mi dice: guardi che ha sbagliato il bollettino. Dico: no, no, è giusto.
Ma dice, scusi, lei versa un centesimo? Dico, sì, verso un centesimo. Dice, ma le costa 1,10 euro per fare il versamento di un centesimo? Dico, che devo fare se quelli non hanno la cassa? Vabbè, faccio il mio, torno, trovo il dirigente che dice, ah, possiamo offrire un caffè, tutte queste sceneggiate che fanno di solito per aver strapazzato il cittadino normale. E il passaporto era pronto, quello che non si riusciva a fare in tre mesi secondo loro. La tentazione di dire, guardi, io sono, diventa elevatissima. È faticoso resistere, ma bisogna dare l'esempio, perché non può essere che si faccia in questo modo, che è un modo del tutto irragionevole. Io, appena arrivato al Tribunale di Milano, alla Procura di Milano, la mia prima destinazione fu il Tribunale di Vigevano, ebbi uno scontro violentissimo, prima con un impiegato e poi con un cancelliere della Cancelleria delle Società Commerciali. All'epoca il registro dell'impresa era tenuto lì e non alla Camera di Commercio come adesso, quindi ero abituato a Vigevano che mi facevo tutto da solo, invece di mandare un impiegato sono andato io per cercare un fascicolo di una società. Questo fascicolo probabilmente era fuori posto, c'erano questi stanzoni immensi con un impiegato addetto alla sorveglianza, io lo cerco, non lo trovo, chiedo a uno, mi dice guardi dovrebbe essere in un'altra stanza, vado in un'altra stanza, non c'era, c'era l'impiegato che leggeva il giornale, ma dove mi metto lì davanti, do un colpo di tosse per richiamare la sua attenzione, ma lui era intento a leggere il giornale, allora gli busso sulla scrivania, allora mi guarda tutto seccato, mi dice che vuole? E dico guardi, sto cercando, se lo cerchi, l'ho già cercato, se no non la disturbavo, non è a posto, non... Questo mi dice, ma lei crede che io sia a sua disposizione? Io ho detto, guarda, io penso di sì. Le pagano lo stipendio apposta. E mi dice, se non se ne va subito, chiamo i carabinieri. Io ho detto, ecco bravo, chiami i carabinieri. Già che c'è, chiami anche il suo superiore. Allora questo ha capito che c'era qualcosa che non andava per la mia sicurezza, ha chiamato solo il suo superiore, non i carabinieri. Arriva il cancelliere che mi riconosce e mi dice, oh venga... E mi dice, che è successo? Dico, è successo che questo si è comportato così, così. Dice, è un soggetto difficile, ha creato già vari problemi. Dice, però, scusi se mi permetto, ma lei non faceva prima dirgli chi era? Dico, ma scusi, ma perché questo può trattare il pubblico nel modo in cui lo tratta? Legge il giornale e si incazza pure se lo disturbano. E dice, sa, dico, no, io esigo che lei gli faccia il procedimento disciplinare. Perché non si comporta uno così. Sono passato ancora io per rompiscatole. Perché poi il giorno dopo mi ha chiamato il procuratore e dice ma che è successo alle società commerciali? E glielo so spiegare. Poi mi ha detto vabbè hai fatto bene. Però anche lui si vedeva e dice però tutto sommato facevi prima a dare il tesserino subito e si sarebbero comportati in un altro modo. Però non si diventa più un paese civile se tutti continuano a esibire il tesserino per ottenere quello a cui qualunque cittadino avrebbe diritto.